Buongiorno, questa edizione straordinaria di Sud Aperto dedicata chiaramente alla tragedia che si è verificata ieri sera a Livorno alle 22:30, un traghetto passeggeri adibito al collegamento fra Livorno e la Sardegna, forse a causa della nebbia, ancora è presto per dirlo, ha speronato una petroliera che si trovava a 2 miglia dal porto di Livorno. C'è stata un'esplosione, le fiamme, 142 passeggeri a bordo di questo traghetto che si chiama Moby Prince, 142 passeggeri e finora pare ci sia soltanto un superstite. Tutti gli altri sarebbero morti, ci auguriamo naturalmente che si possa ancora trovare, se ha qualche speranza, ma le speranze sono veramente minime. Gli altri morti, morti in una maniera terribile, sono morti bruciati dentro questo traghetto che si è trasformato in un falò. Come prima, vediamo adesso subito le immagini che si riferiscono a stamane, che sono state girate da una televisione da noi sul posto, vediamole, ecco, è la partenza, è il momento della partenza dei soccorsi, c'è una grande confusione, la sciagura è avvenuta alle 22:30 circa. Il Moby Prince, questo traghetto della Navarma, con a bordo, dicevamo, 142 passeggeri, partito da Livorno e diretto ad Olbia. Ecco, guardate, ci sono delle scene. Anche scene di disperazione, scene. Sì, ecco, è il momento in cui hanno recuperato l'unico superstite. Finora, vi dicevamo, questo è un mozzo della Moby Prince, si chiama Alessio Bertrande, è sotto shock e non riesce neanche, ecco, tenta anche forse di liberarsi dai soccorritori, non si capisce, urlava delle frasi smozzicate, evidentemente sotto shock. Al momento in cui il traghetto ha speronato la petroliera, la Gip Abruzzo che si trovava a 2 miglia dal porto di Livorno, quindi a circa 3 chilometri, il mozzo probabilmente stava facendo qualche lavoro, ancora era all'esterno su uno dei ponti del traghetto, ha avuto il tempo di gettarsi in mare prima che le tonnellate di grezzo che si trovavano sulla petroliera invadessero l'acqua, l'esplosione e quindi le fiamme. Un caso, forse un miracolo per lui essersi riuscito a salvare. Adesso lo vediamo. Non è un'intervista, è un momento in cui i nostri giornalisti lo hanno avvicinato. Si chiama Alessio Bertrand, l'avete visto nelle immagini, ve lo riproponiamo adesso. Vediamo, eccolo, vedete, è appena stato salvato, non vuole neanche scendere dalla motovedetta della capitaneria che lo ha riportato, è incredibilmente incolume. Non ha potuto ancora raccontare che cosa esattamente è avvenuto, è sotto shock, subito dopo è stato trasportato in ospedale. Che cosa è avvenuto esattamente è presto per dirlo. C'era nebbia, c'era molta nebbia, vedete ancora Alessio Bertrand ha visto morire gli altri probabilmente, ma ripeto, si è salvato perché probabilmente era sul ponte. Era sul ponte, si è gettato in mare prima che le acque attorno al traghetto bruciassero, come è bruciato il traghetto. Ci sono i nostri inviati sul posto, c'è Mario Marchi, c'è Antonio Bartolomucci, Lidia Cimino, Claudio Brachino e la Vera Valdini che ha curato il montaggio di queste prime immagini giunte durante la notte e stamane. Vediamo con chi siamo in collegamento, con chi possiamo collegarci? Io sono qui, sono Antonio Bartolomucci. Con chi parlo? Sono Antonio Ah, ecco, Bartolomucci, Antonio, allora, dove sei? io sono praticamente sul porto e stiamo assistendo in questo momento, forse a una delle situazioni più tragiche, perché sta rientrando una motovedetta, credo che sia della capitaneria di porto, non si distingue ancora bene, probabilmente con alcune salme. È stata già recuperata una salma che era irriconoscibile, soprattutto per il petrolio che rendeva praticamente riconoscibile il volto, i capelli erano intrisi di petrolio, si capiva soltanto dagli indumenti, potrebbe trattarsi di un cameriere, di un inserviente del Moby Del Prince. traghetto, sì. Esatto, mentre dovrebbe essere, credo fra un 5-6 minuti, dovrebbe attraccare al porto la motovedetta con le prime Aspetta, salme. Antonio, stiamo vedendo un attimo, rimane lì in collegamento, ecco, le immagini si riferiscono, sono di questa notte, quindi appena 2 o 3 ore dopo che è avvenuta la sciagura, sono immagini, sono i mezzi di soccorso che si sono recati sul posto, stanno rientrando, ripeto, c'era poco da fare per gli sventurati passeggeri e
i membri dell'equipaggio del traghetto c'era più poco da fare. Allora Antonio, vai, dimmi. Si sta cercando in ogni mezzo di allontanare il traghetto, di fare in modo che il traghetto venga allontanato anche la nave, perché la chiazza di petrolio che si estende per diverse centinaia di metri crea ulteriori pericoli e crea soprattutto difficoltà nel lavoro di ricerca delle salme. Si sono alzati gli elicotteri e stanno continuamente perlustrando la zona, ma è difficilissimo perché questa marea nera rende sempre più improbabile l'individuazione delle salme e dei cadaveri che comunque compaiono. Il primo, ripetiamo, quello di questo cameriere comparso a circa un miglio dall'Accademia di Livorno, quindi a circa un miglio anche dalla nave. Ecco, il tempo lì com'è? Cioè c'è vento? Com'è? C'è molto vento, è un vento fortissimo che rende difficile anche il lavoro degli elicotteri, ma ovviamente si tratta di specialisti che sanno quello che fanno e ci sono ancora fiamme. Questi, sia il traghetto che la nave, sono incandescenti, è uno spettacolo veramente agghiacciante. Ecco, contiamo di mostrare le immagini magari nel prossimo collegamento. Sì, aspetta, rimani in collegamento. Certo. Naturalmente stiamo vedendo sulla nostra grafica la ricostruzione, il porto di Livorno, il traghetto era partito dal porto di Livorno diretto ad Olbia e ha incrociato l'AGIP Abruzzo, la nave era ferma a 2 miglia dal porto, è così Antonio? Sì, è proprio. Ecco, allora l'ha speronata. C'era molta nebbia? C'era molta nebbia che adesso si è alzata. Sì, Antonio, ti sento. Ecco. Sì, abbiamo qualche difficoltà. Dicevo, c'era molta nebbia questa notte, adesso si è rialzata e si comincia a distinguere bene un po' il tutto, quindi... Sì. Molto... stavo dicendo, molta difficoltà per il vento fortissimo. Vento fortissimo, quindi c'è mare agitato? Il mare non è agitato. Ecco, è vento di brezza. Esatto. Sì, ecco, vedete, è indicato, dunque il traghetto ha speronato l'AGIP Abruzzo, una grossa petroliera di 98.000 tonnellate di stazza. Ed è fuoriuscito da che cosa? Da una delle... Gigi? Da una delle cisterne, la numero 7 per l'esattezza. Per fortuna, anche se in una tragedia del genere, la nave, la petroliera, non era completamente carica di petrolio, era molto al di sotto della sua portata, doveva scaricare questa mattina a Livorno. Più di quello che è successo non poteva succedere. Certo. Allora, Antonio... La macchia di petrolio si è stata su un fronte di circa 2.000 metri. Sì, Antonio, ma c'è difficoltà nel collegamento? Antonio? Abbiamo perso un po' il collegamento? Bartolomucci? Come stavo dicendo, allora, da una delle stive della AGIP Abruzzo, questa petroliera di 98.000 tonnellate, è fuoriuscito quindi il petrolio. Dicevo, per fortuna, nel senso che anche l'equipaggio della AGIP Abruzzo avrebbe potuto perdere la vita in questa tragedia, invece sono riusciti a salvarsi dopo aver tentato disperatamente in qualche maniera di calare delle scialuppe, ma si trattava anche di scialuppe di salvagenti di vetroresine, quindi a contatto con le fiamme in acqua hanno preso fuoco anche i salvagenti, anche le scialuppe, quindi c'è stata questa doppia forza. Ecco, senti Cesare, l'equipaggio del traghetto era quasi tutto, credo, originario di dove? Guarda, trattore del Greco, Gigi, qui l'elenco. Intanto l'agenzia ha dato questa notizia del recupero del primo cadavere a un miglio e mezzo dalla Moby Prince. Stavano cercando anche più lontano, ovviamente, dal traghetto, perché la corrente si pensava che avesse potuto portare, semmai chi si era gettato in acqua, magari attaccandosi a qualche relitto, a qualche pezzo, poteva essere trascinato lontano, quindi le ricerche le stanno facendo anche... possibile, che gli elicotteri hanno individuato, anche Mario Marchi ci ha segnalato questa notizia, che gli elicotteri hanno individuato molti salvagenti, però non c'è assolutamente nient'altro. Non ci sono tracce di superstiti? No, assolutamente. Ecco, se ne parliamo fra poco, dunque alle 22.30 di ieri, nella zona una fitta nebbia. Forse, chi lo sa, è presto per dire se c'è stata disattenzione, c'è un'inchiesta naturalmente, speriamo che chiarisca il perché di questa assurda tragedia. Ci vediamo fra poco dopo il nostro breve spazio pubblicitario, intanto che prepariamo i collegamenti anche con la Protezione Civile, con gli altri inviati, e Bartolomucci rimane in linea con Livorno, fra poco. Molti stavano guardando la partita Barcellona-Juventus in TV e quanto ha dichiarato l'unico superstite fino a questo momento, il mosso Alessio Beltrand di Torre del Greco, che si è salvato gettandosi in mare. Vediamo queste immagini del traghetto, ancora avvolto dai fumi, ancora incandescente la nave, dunque impossibile penetrare all'interno
della Moby Prince, immagini che non hanno necessità di alcun commento. 144 le persone, 72 passeggeri e 67 dell'equipaggio, tra cui 7 donne, sono date per disperse. Difficile per loro, è stato detto, gettarsi in mare. La nave è stata avvolta da un'enorme e improvvisa fiammata. Tutti salvi invece i 28 membri dell'equipaggio della petroliera Agip Abruzzo, che sta ancora bruciando e portava un carico, come si è detto, di 82.000 tonnellate. Questo è l'unico superstite fino a questo momento, il mozzo della Navarma. Abbiamo visto che è in preda a shock, a una forte tensione e sta vigorosamente protestando. Lo stavano portando all'ospedale. Presto per conoscere le cause dell'incidente, si fanno soltanto delle congetture. La Moby Prince era uno degli ultimi modelli della Navarma di ultima costruzione. Difficile credere ad un guasto meccanico. Il radar avrebbe dovuto avvertire la presenza della petroliera ancorata. Qualcuno parla di disattenzione, di attimi di distrazione. Quando c'è nebbia ci sono però regole molto rigorose da osservare. La velocità deve essere ridotta e il comandante deve stare in plancia. Nel pomeriggio incominceranno gli interrogatori dei membri dell'equipaggio dell'Agip Abruzzo, la nave ancorata davanti al porto di Livorno e speronata nella nebbia dalla Moby Prince. Ora la nebbia è scomparsa, l'abbiamo visto, non piove, c'è soltanto un po' di foschia, ma le speranze di trovare vivi i passeggeri vanno sempre più attenuandosi. Grazie Lazzarini. Si tratta soprattutto di gente di origine sarda. Ti ringrazio. Che stava facendo ritorno all'isola. Abbiamo concluso da Firenze, ti restituisco la linea. Grazie. Ecco, siamo sempre collegati con Livorno, con i nostri inviati. Adesso chiediamo però notizie, alcuni chiarimenti al dirigente. Del piacere. Pronto? Sì, pronto. È al dottor Giuseppe Mazzotta della Protezione Civile. Sì, alla prefettura. Pede. Eccomi, buongiorno, dottor Mazzotta. Buongiorno a lei. Buongiorno, ecco, che cosa finora si può dire di questa tragedia, dottor Mazzotta? Senta, io sono qui alla sala operativa dalla mezzanotte. Sì. Quello che è successo in mare penso che sia un po' difficile poterlo dire. Certo. Se non delle ipotesi che possono essere anche al di là della realtà. Ecco, quali ad esempio? Diciamo l'ipotesi più attendibile. Un traghetto che si muove, che vada a speronare una petroliera che è ferma con tutti i mezzi che dovrebbero essere a bordo, certo. Insomma lascia un po' dubitare. Ecco. Quindi il radar avrebbero dovuto controllarlo. C'era no, nebbia. Più che controllarlo il traghetto stesso, perché il traghetto c'ha il radar di bordo, quindi di conseguenza. Sì, sì, quello che dico. Sì, forse non sento bene la. Ecco. No, quello volevo dire, il problema è il radar, esatto. Voglio dire, avrebbe dovuto indicare perfettamente un ostacolo di quel genere, 98.000 tonnellate di stazza. Esatto, esatto, secondo me qualcosa non ha funzionato. Ecco, ecco, senta, adesso. Del resto non possiamo chiederlo a quelli che stanno lassù, che purtroppo non rispondono. Ecco, mi scusi, dottor Mazzotta, possibilità di altri superstiti? Ma senta, noi sino a quando non c'è il magistrato che è salito su e non dice la parola fine, per me sono dispersi. Sono tutti dispersi. Ma se il magistrato non dovesse salire, forse sarebbe qualcosa di diverso. Ho capito. Ma adesso la nave è ancora in fiamme? La nave c'è ancora, nell'interno ancora c'è del fuoco. Okay. E sono state fatte con grosse difficoltà, penso che avete saputo anche la capitaneria di porto, di spostarla, perché dopo l'incendio, cioè dopo l'urto, la nave si è incendiata ed era ingovernabile, quindi si avvicinava verso la costa. E poi naturalmente verso la costa significava maggior pericolo. Perché? Perché nell'interno ci sono anche 31 cose, c'erano 31 macchine, che saltasse la nave, questo traghetto, potevano esserci qualche cos'altro, io non sapevo cosa ci fosse. Quindi la cosa migliore, anche per l'inquinamento stesso, la cosa migliore è stata quella di trascinarla al largo. E quindi, questo è stato fatto? Sì, è stato fatto, è stato portato oltre 3 miglia al largo, sì. E successivamente... è stata portata verso il Calambrone, non so chi conosce questa zona, no. A nord verso Pisa. Verso Pisa, sì. Sì, ma non nel territorio pisano, quindi sì. Alla foce più o meno a circa una decina, sì, di chilometri, 15 chilometri dalla foce dell'Arno, verso sud, vicino al confine tra Livorno e Pisa. E la petroliera? La petroliera è ferma là, è ferma là perché era ancorata, quella non si è mossa e è ferma là. Quindi, come dicevo prima, questo traghetto è stato portato via e si cerca di portarlo, anzi è stato portato in una zona dove, sì, un eventuale affondamento, sì, può benissimo arenarsi, può benissimo andare completamente giù.
però è stato anche deciso, e questo potrà avvenire con molte difficoltà, di portarlo nel porto di Livorno, in una particolare parte, nella Tarsena, proprio neanche a fare la posta petroli, per cosa dove, quando si potrà salire nell'interno. Senta, dottor Mazzotta, mi scusi, ma sono già arrivati i parenti dei passeggeri, dell'equipaggio? I parenti ne sono arrivati tanti, abbiamo già organizzato al porto presso la stazione marittima un centro di raccolta per loro, perché è la zona più praticabile per questa povera gente. Qui alla prefettura c'è tutto il servizio sanitario con psicologi vari, dove ci sono 4 telefoni, alle volte anche di più, dove sono rispondere delle signore che rispondono a queste, certo, a queste perché telefonate. Certo che la risposta non può essere è un po' dolorosa, perché anche la lista delle cose, la lista dei passeggeri non è completa. No, ma neanche noi ne parliamo, perché voglio dire, non si sa, ci sono a volte soltanto i cognomi, si può creare molta confusione, questo lo dico anche per il pubblico. Noi non parleremo dell'elenco, non faremo l'elenco dei passeggeri, perché dei cognomi possono anche essere cognomi di altre persone che non si trovavano invece a bordo del traghetto. Ecco, mentre si sa precisamente l'equipaggio che era, che c'era a bordo. Sì, l'equipaggio. I nominativi, le residenze e tutto. Esatto, che adesso poi li daremo. Sono tutti, mi pare, di Torre del Greco. No, per carità, non tutti, sono un po' da tutte le parti. Ah, ecco, molti. Sì, no, per carità, Torre. No. Adesso mi dai un pochettino l'elenco delle cose dell'equipaggio. Dell'equipaggio, ecco, lei ce l'ha? Sì, ce l'ho. Io trovo Cagliari, Catania, Viareggio, Castellammare di Stabia, Olbia, Livorno, Torre del Greco, Savona, Catania, Trapani, Cagliari, quindi sono un po' da tutte le parti. Ecco, forse il comandante del traghetto. Il comandante di Cagliari. È di Cagliari? Sì. È strano, però voglio dire, che cosa può essere successo, dottor Mazzotta? Erano le 22:30, distratti da che cosa? O erano dentro a seguire forse le partite di calcio? Che cosa? Cioè, perché è strano, voglio dire, la navigazione in quel punto lì è ancora una navigazione che richiede un controllo particolare, forse anche in coperta, o sbaglio? Dottor Fede, io le do ragione, soltanto che non voglio essere contro quei poveri morti e quindi non poter... No, ma perché? Loro non hanno la possibilità di poter rispondere come sono andate le cose. Quindi sì, no, ma perché da nessuno è contro... Capisce? Quindi di ipotesi se ne possono fare tante, ma forse questa è quella che è più... Attendibile. Più idonea, più attendibile, ecco. Sì, non essere però contro... Però è chiaro che insomma, non abbiamo la controprova. No, ma Torbazzotta, non siamo contro tutt'altro. Sì, noi siamo dalla parte delle vittime. Di poveri disgraziati che si sono imbarcati, e probabilmente adesso, per carità, non vogliamo gettare accuse su nessuno e attendiamo naturalmente i risultati dell'inchiesta, ma si sono imbarcati forse per tornare a casa. C'era forse... una forte nebbia, l'ha detto, lo sentivo anche, una forte nebbia che forse a un certo momento era più fumo che nebbia, con una puzza enorme che arrivava qui alla cosa nella costa livornese, alla prefettura che è proprio vicino a Porto. Senta, dottor Mazzotta, noi le chiederemo la cortesia nel corso della giornata, durante i nostri collegamenti, se lei sarà disponibile, di collegarci ancora con voi. Mi dispiace, grazie. Certamente questa nave, prima di poter arrivare a porto, passeranno qualche ora, parecchie ore. Prima di che venga trainata al porto, sia per la difficoltà del traino, sia perché si vuole essere sicura prima di portarla al porto, ci passerà un po' di tempo, parecchie ore. Va bene, 7 ore. Grazie dottor Mazzotta, ma noi forse siamo in grado di potervi trasmettere delle immagini della Moby Prince, del traghetto mentre sta bruciando. Vediamo un po' se la regia è in grado. Eccole, sono immagini che sono state riprese durante la notte. Riproponiamole, sono pochissime immagini, ecco, riproponiamole per cortesia. E si vede, si vede la petroliera speronata, sono pochissime immagini che ci sono giunte, altre ce ne giungeranno durante la mattinata, quindi le 22:30, quelle sono state riprese intorno alla mezzanotte, il traghetto bruciava, ci sono ancora fiamme, come avete sentito dalla direttore della Protezione Civile di Livorno, ancora fiamme sul traghetto che è stato trasportato in una zona diversa da dove è avvenuta la tragedia. Le riproporrei ancora soltanto un momento e poi ci interrompiamo per lo spazio pubblicitario. Ecco, rivediamole, si vede, ecco, la petroliera è in lontananza, appena attaccata, il traghetto, le fiamme del traghetto. 142 passeggeri a bordo, finora
soltanto un superstite, quello che avete visto prima, un mozzo, Alessio Bertrande, e gli altri non si sa. La parola, come diceva giustamente il dottor Mazzotta, definitiva sulla loro sorte non si potrà dire fino a quando il sopralluogo non sarà concluso, ma certamente che le speranze di trovarne ancora qualcuno in vita sono veramente appese ad un miracolo. Ci vediamo fra poco dopo lo spazio pubblicitario. Ecco, allora riprendiamo sulla tragedia del traghetto bruciato al largo di Livorno e vi proponiamo l'intervista con il comandante Renato Superina, comandante della petroliera Agip, contro la quale il traghetto si è scontrato ed si è infiammato, si è incendiato. Impressioni di un disastro dovuto alla fuoriuscita del greggio che ha preso immediatamente fuoco, quindi con tutte le conseguenze immaginabili. Voi non vi siete accorti assolutamente di niente? In che senso? Prima dell'impatto. Il terzo aveva già radar in funzione, tutto quanto, ha visto che sta nave veniva addosso. E poi all'ultimo momento, cioè, pensava che accostasse, insomma. Noi eravamo fermi, quindi non si... Cioè, uno non va a pensare che una nave ti viene addosso quando sei a l'ancora. Il suo equipaggio è tutto a posto, i problemi sono sull'altra nave. Ma quello che sento dire, sì, adesso bisogna avere dati di fatto, insomma. Quando ci diranno quanti hanno recuperato, quanti sono dispersi. In poche parole, cosa sta succedendo laggiù? Non posso raccontare niente perché è troppo... è una cosa assurda, guarda. È una situazione drammatica. Non si vede niente, guarda, è tutto in fiamme, fumo. Ma il traghetto siete riusciti a vederlo? Sì, abbiamo visto. E comunque è un casino, guarda, è una cosa incredibile. La tragedia ha sorpreso tutti, evidentemente erano al bar o stavano guardando la televisione, li ha sorpresi. La loro fine, per quelli che sono finiti, è stata drammatica, tragica, avvolti dalle fiamme, con il mare che bruciava. Ho sentito il comandante dell'Agip Abruzzo, della petroliera, scioccato, stupefatto. Vedevano questa massa, il traghetto che stava arrivando, lo avevano scorto sul radar, pensavano che evitasse all'ultimo momento lo speronamento. Quindi che cosa è avvenuto? Mi rendo conto che chiedercelo in questo momento non ha senso. Ha senso soltanto che tutta questa gente è morta. 142 passeggeri, pensate, e finora soltanto un superstite. L'equipaggio, ecco, ce l'ha detto il direttore della Protezione Civile, è di diverse città. Il comandante del traghetto si chiama Ugo Chessa di Cagliari, ha detto il direttore della Protezione Civile. Che altre notizie ci sono sulle origini dell'equipaggio? Dunque, non direi i nomi, forse. No, i nomi dirle. No. 17 sono di Torre del Greco, 3 di Castellammare di Stabia, 2 di Napoli, questo per quanto riguarda i campani. Poi 6 di Vibo Valentia, 2 di Catania, 1 di Palermo, 1 di Siracusa, 3 di Trapani, 3 di Cagliari e 2 di Olbia, 4 di Livorno, 1 di Viareggio, 1 di Marina di Carrara, 1 di La Spezia, 3 di Genova, 3 di Molfetta e infine 2 di Venezia, 1 di Monfalcone, 1 di Aosta e 1 di Ancona. Questo per quanto riguarda l'equipaggio. Adesso chi abbiamo ancora in collegamento dei nostri, degli inviati? C'è ancora Bartolomucci? C'è Antonio? Antonio? Bartolomucci? Intanto vediamo se riusciamo a recuperare ancora, se sono arrivate le ultime immagini girate stanotte. Antonio? Non sente? Sì. Ecco, guardate, ecco, queste sono le immagini, sono state girate un'ora dopo la tragedia, forse 2 ore dopo la tragedia, alle 22:30 è avvenuto lo speronamento a mezzanotte, attorno alla mezzanotte, immagini nella notte, quindi vedete le fiamme, c'è il traghetto, quello che vedete bruciare è il traghetto, che sono le immagini dei primi soccorritori, è indicata nella nostra grafica il punto e la meccanica della tragedia. Il porto di Livorno, da dove era, ecco il porto di Livorno, vedete, ecco qua, ancora le immagini, ecco il traghetto che brucia, guardate le fiamme, la petroliera, poco distante fumo, un fumo nerastro, il mare pieno di petrolio che è fuoriuscito, ecco guardate, spaventoso, se si pensa a questa povera gente che si trovava all'interno del traghetto sorpresa da questa tragedia, da questo mare di fiamme. Ecco, le immagini
sono immagini che sono appena giunte e riguardano proprio, direi che un'ora e mezza dopo che è avvenuto lo speronamento. C'è Bartolomucci ancora? Bartolomucci, dimmi. Sì. Per i familiari, per chi volesse avere delle informazioni, ci sono dei numeri che possono essere chiamati. Sono questi, li vedete adesso in sovraimpressione, dovremmo averli. Il prefisso è 0586, i numeri sono 21 03 30, 21 03 33, 21 03 34. Ecco, questi sono i numeri messi a disposizione dalla prefettura di Livorno. Poi altre considerazioni, direttore, no, sulla niente, che sono uscite, che quando c'è la nebbia ci sono regole rigorose. Questo vedremo cosa dirà l'inchiesta. Abbiamo, però facciamo vedere questo traghetto, era uno, vi dicevo, dei traghetti adibiti ai collegamenti fra Livorno e la Sardegna, traghetti che possono trasportare, mi pare, fino a 1.200-1.500 passeggeri, ecco, a seconda della stazza. Questo aveva 31 automobili a bordo, quindi dimostra che 140 passeggeri, sì, era una giornata di viaggi normali. Ecco, vediamo i traghetti simili, uguali, sono gemelli a quello, il Moby Prince, che è bruciato ieri nel mare di Livorno. Possiamo vederli? Ecco, guardate, ecco, eccolo qua. Questo è della Navarma, la società armatrice della Navarma. Sono i traghetti, ecco, il traghetto uguale a quello bruciato ieri al largo di Livorno, a due miglia di Livorno. Cosa c'è? Dimmi. No, dimmi. C'è Marchi? Benissimo. Allora, Mario Marchi, uno dei nostri inviati a Livorno. Mario? Sì, pronto, mi sento. Dove sei? Siamo qui al porto di Livorno. Sì, allora, che cosa sta succedendo in questo momento? È molto molto confusa, addirittura in certi momenti non c'è traccia di questi cadaveri, che evidentemente sono portati in altre zone. Comunque sono visioni drammatiche, c'è uno schieramento di bare che stanno aspettando corpi che tardano ad arrivare. Sì, ci sono notizie di eventuali superstiti, c'è la speranza che qualcuno si possa essere salvato. Francamente delle notizie che si hanno la speranza è molto molto debole. Però non esclusa del tutto. Non esclusa del tutto, in quanto le ricerche sono ancora in corso. Come vi dicevamo, lo spegnimento della nave stessa è ancora in corso. Ancora brucia? Sì, ancora brucia. L'unico problema è che si sta capovolgendo, quindi le operazioni sono diventate difficili di momento in momento. Cioè ecco, rivediamo ancora le immagini che ci sono giunte, si vedono le fiamme, la petroliera è poco distante, il traghetto che sta bruciando. Va bene, Mario, no, stavamo guardando ancora le immagini della notte. Sì, certo. Allora dici che c'è il rischio che si possa capovolgere? Sì, infatti, sono operazioni delicatissime. In un primo momento si era addirittura pensato di rimorchiare subito la nave verso il largo, verso Riva, per poterla comunque arginare l'incendio, per poterla spegnere meglio, ma è troppo difficile. Da un momento all'altro potrebbe capovolgersi, come vi dicevo, le fiamme sono ancora alte. Va bene, grazie, Mario. Ci sentiamo poi nel corso dei prossimi collegamenti. A voi. Ringrazio per averci seguito. Termina qui questa edizione straordinaria di Studio Aperto. Ne faremo altre nel corso della giornata per seguire questa tragedia che, come dicevo, ha colpito, e le vittime sono tante. Ci auguriamo ci siano ancora dei superstiti. Questo traghetto che si è incendiato speronando una petroliera che era all'ancora a circa 2 miglia dal porto di Livorno. A bordo del traghetto, il traghetto si chiama Moby Prince della Navarma, diretto, salpato da Livorno, diretto in Sardegna, lo vedete indicato qui il punto dove è avvenuta la tragedia. A bordo 142 passeggeri, finora un solo superstite. Grazie per averci seguito, arrivederci a più tardi.
colpita, ma tutti si stanno chiedendo qui in questa città di mare come sia possibile oggi alle soglie del 2000 con il radar che un traghetto di linea possa speronare una petroliera alla fonda in un luogo dove normalmente, tutti lo sanno, sostano le navi fuori dal porto di Livorno. E l'ipotesi che si fa è che purtroppo le partite di ieri sera possano aver distratto in qualche modo l'equipaggio. È solo un'ipotesi, ma con onestà di cronista devo dire che è insistente, la più ricorrente in tutti coloro che conoscono il mare. L'ipotesi è anche quella di un guasto, ma non si riesce a capire che tipo di guasto possa aver provocato questa tragedia. Ma io passerei la parola immediatamente all'unico superstite, l'unico sopravvissuto a quell'inferno di fuoco. Tornerei, pregherei la regia di tornare, di abbandonare le immagini, ad Alessio Bertrand. È un ragazzo di 24 anni, di Ercolano, faceva il mozzo su quel traghetto. Il suo racconto è l'unica testimonianza, è l'unico che può raccontarci cos'è successo, e prego la regia di mandarlo in onda. Lei era sopra, cosa è successo? Allora, io stavo nella saletta dove ogni sera andavamo a vedere la televisione. All'improvviso ho sentito un rumore. Sentito un rumore, siamo scappati tutti. Scappavamo da una parte, dall'altra. E c'era sempre fumo e fuoco. E allora non si sapeva dove si doveva andare. E poi io e altri due miei amici siamo riusciti a sfondare una porta e siamo andati fuori. Però fuori c'era sempre fumo e fuoco. A mano non si poteva buttare perché era tutto circondato dal fuoco, perché c'era il petrolio a terra. Così abbiamo resistito un quarto d'ora, 20 minuti, i miei amici. Poi i miei amici non ce l'hanno fatto più. Ho provato a fare pure un'espressione bocca a bocca, ma erano morti. E poi il fuoco arrivava verso di me, io ero rimasto da su. Gridavo, mi stavo facendo con i fischi, fischiavo, nessuno arrivava. Poi mi sono preso e mi sono aggrappato alla passeggiata, ai ferri che ci sono fuori là. E sono stato là 2 ore. Poi è arrivata la finanza, ha detto buttati in mare, e mi sono buttato in mare. Questo è tutto. Secondo lei com'è possibile sia successa questa cosa? Tutti se lo so io, perché ho visto sentito solo un rumore come se fosse un terremoto e basta. Poi sono ancora scioccato di quello che ho visto, perché ho visto gente carbonizzata. Cioè io camminavo, vedevo gente carbonizzata a terra, che soffoca, quella che è morta che soffocava. Solo questo posso dire. Ecco, questa era l'unica testimonianza diretta. Non ci sono naturalmente ulteriori particolari. Aggiungo solo che appena arrivato a Livorno il ministro della Marina Mercantile Vizzini e il sottosegretario agli interni Valdospini sono qui, e si parla anche di un arrivo di qui nelle prossime ore, dei prossimi giorni, del presidente, del capo dello Stato. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marcelli. Ecco, come vi dicevo, è stata recuperata la prima vittima, altri 2 corpi sembra appunto che si stiano ora per recuperare. A bordo del traghetto si trovavano 144 persone, 22 dei marinai imbarcati sul traghetto erano di Torre del Greco. L'avete sentito dalla drammatica testimonianza del mozzo intervistato da Stefano Marcelli, l'unico superstite del traghetto, delle persone a bordo del traghetto. Questo ragazzo, quest'uomo diceva appunto che la gente stava quasi tutta nel salone passeggeri a vedere la partita, altri invece erano già nelle cuccette a riposare e sono stati tutti intrappolati dalle fiamme. La petroliera Agip Abruzzo portava 82.000 tonnellate di petrolio ed era ancorata nella rada di Livorno da 24 ore in attesa di disposizioni per scaricare questo petrolio nel porto. Il traghetto ha colpito, ha squarciato una fiancata della petroliera e una cisterna delle 20 che la nave aveva a bordo si è rovesciata in mare. Ecco, adesso vi vorrei dare i numeri di telefono
di Livorno, credo possano passare, eccoli qui, li vedete in sovrimpressione, 0586 210 330 oppure 210 334. A questi sono dei numeri approntati dalla Protezione Civile cui ci si può rivolgere per avere informazioni. Ecco, per ora è tutto, il prossimo appuntamento alle 12:20 per un altro aggiornamento. Arrivederci. E 4 cadaveri recuperati in mare. Non si hanno notizie di tutti gli altri passeggeri e ci sono pochissime speranze di trovare qualcuno in vita. Sono stati invece tratti tutti in salvo i 28 uomini della petroliera, la motonave Agip Abruzzo. Lo scontro in mare è avvenuto ieri sera verso le 22:30. Forse a causa della nebbia. Il traghetto aveva lasciato da pochi minuti il porto, diretto appunto verso la Sardegna, per delle ragioni che non sono state comprese, ha investito in pieno la petroliera che era ferma all'ancora, in un tratto di mare che abitualmente viene utilizzato per la sosta in rada. La prua del traghetto ha speronato la fiancata della petroliera e ha squarciato una delle 20 cisterne. Subito il petrolio è uscito, ha investito il traghetto che si è incendiato. Un solo superstite, dicevamo, il mozzo Alessio Bertrand, di 24 anni, di Ercolano, in provincia di Napoli. Adesso lo vediamo nelle immagini, è stato portato all'ospedale in stato di shock. Ecco, lo vedete con i soccorritori. Dopo poco all'ospedale ha fatto il suo racconto, un racconto agghiacciante. Ha detto: è stato un rumore improvviso, una specie di terremoto, fuoco dappertutto, non sapevamo dove scappare. Due miei compagni mi sono morti tra le braccia. Alessio Bertrand ha detto: non sono un eroe, sono vivo per miracolo. Stavamo tutti nella saletta a guardare la televisione, c'era la partita di calcio. All'improvviso ho sentito un gran rumore, scappavamo tutti. Insieme ad altri due abbiamo sfondato una porta, siamo usciti fuori. Siamo rimasti, abbiamo resistito, poi i miei compagni non ce l'hanno fatta più. Io sono rimasto aggrappato a una ringhiera, alla fine mi sono buttato in mare e così per miracolo si è salvato. Nessuno dunque sa spiegarsi che cosa possa essere successo stanotte, per quale motivo il traghetto abbia speronato la petroliera. Sentiamo che cosa ha raccontato appena sbarcato sulla banchina del porto il comandante dell'Agip Abruzzo, Renato Superina. Sentiamo il suo racconto. Buongiorno, i titoli del giornale. Catastrofe a Livorno, traghetto contro petroliera, 140 dispersi, una nave passeggeri diretta ad Olbia ha speronato nella notte una nave cisterna, salvate per ora solo due persone. Le loro drammatiche testimonianze, 25.000 tonnellate di greggio finite in mare. Crisi di... Le persone sono disperse dalla notte scorsa al largo di Livorno. Una notizia agghiacciante, incredibile, soprattutto per il modo in cui la sciagura si è verificata. Un traghetto appena salpato dal porto toscano con 142 persone a bordo, tra passeggeri e uomini d'equipaggio, ha speronato infatti una petroliera dell'Agip regolarmente ancorata in rada, a 2,5 miglia circa dalla costa. Tutti salvi i marinai della petroliera, due soli superstiti per ora, tra quanti erano a bordo del traghetto. Colleghiamoci con Livorno, per noi c'è Walter Davitti. Sì, in questo momento lo scafo, il relitto del traghetto è stato rimorchiato in porto, le fiamme a bordo sono ormai spente, mentre continua il lavoro in mare sulla petroliera. L'incendio infatti non è stato completamente domato e naturalmente non si può rischiare di portarla sotto costa. Forse possiamo vedere l'immagine dell'altra camera che ci può far vedere ancora le immagini, lo spegnimento della petroliera. Forse non è possibile averle. Vediamo allora le immagini. Ecco, sì, le vediamo. Ecco, vedete, dei getti fortissimi di acqua stanno cercando di raffreddare le lamiere. È impossibile ancora salire a bordo, naturalmente, cosa che invece è stato fatto con il traghetto. La petroliera sta ancora bruciando. Da questa mattina ha preso fuoco il ponte di comando, la parte più alta. Fortunatamente non ha preso fuoco il resto del greggio, soltanto una parte del greggio è fuoriuscito e si è incendiato. Ma vediamo subito le immagini drammatiche di questa notte.
Ci siamo avvicinati attorno alle 4 ai due scafi in fiamme. L'aria era quasi irrespirabile per le fiamme, per il fumo e i vapori di petrolio. Intorno le motovedette della polizia, carabinieri, capitaneria di porto illuminavano con i fari le acque coperte da uno strato di petrolio alla ricerca di superstiti. Una ricerca difficilissima, quasi alla cieca per la scarsa visibilità. C'era infatti ancora una fortissima nebbia. Solo due naufraghi sono stati, come hai detto, trovati ancora in vita, mentre tutti i 30 uomini dell'equipaggio della petroliera sono in salvo. Ormai sembra chiara la dinamica del disastro. Il traghetto Moby Prince della Navarma, partito alle 20 per Olbia dal porto di Livorno, ha speronato la petroliera Agip Abruzzo, ancorata a circa 3 miglia dalla costa. Una delle cisterne è stata sfondata e un vero fiume di petrolio si è riversato in pochi minuti in mare. Poi le fiamme che hanno circondato le due navi. Il traghetto ha tentato a questo punto una manovra disperata, ha messo indietro tutta per uscire dal rogo, ma non c'è riuscito. Le fiamme ormai avevano circondato completamente, avevano avvolto lo scafo. Ma sentiamo la testimonianza del capitano albanese, che è stato fra i primi ad arrivare questa notte sul luogo del disastro, e del capitano della petroliera. Le ha raccolte questa notte Gianni Mammoliti. Lei può raccontarci quello che ha sentito, quello che ha vissuto? Noi eravamo all'ancora e a un certo momento abbiamo sentito una botta, che sta nave è venuta addosso. Le fiamme si sono sprigionate immediatamente? Immediatamente, sì, immediatamente. Voi come avete fatto a salvarvi? Ma prima abbiamo cercato di spegnere l'incendio, abbiamo operato finché eravamo nelle possibilità. A un certo momento, quando abbiamo visto che non eravamo più in grado di continuare, abbiamo mainato la lancia e siamo andati via con la lancia. Secondo lei, le condizioni delle persone che si trovavano nel traghetto, che difficoltà hanno avuto per eventualmente mettersi in salvo? Ma probabilmente il liquido, l'olio greggio infiammato sarà andato sulla nave e quindi avrà preso fuoco in quella maniera lì. Lei non ha visto nessuno dell'altra nave? Nessuno, assolutamente. Comandante Albanese, lei è stato fra i primi a arrivare sul luogo del disastro. Qual è stata la scena che ha visto? Beh, io dirò che anzitutto sono arrivato con un po' di difficoltà perché c'era una nebbia fittissima e malgrado la nostra attenzione, malgrado i nostri uomini che oltre al radar hanno utilizzato anche le vedette, i marinai di vedetta a prua, ci siamo ritrovati improvvisamente sotto lo scafo della nave. E non l'avremmo visto, l'avremmo visto a 10-15 metri di distanza. Era in fiamme? Era completamente in fiamme, era sulla parte superiore del ponte circondato interamente da una corona circolare di fuoco. Attorno alla nave c'erano grossi relitti, ritengo battelli di salvataggio oppure zattere autogonfiabili che nel frattempo erano cadute in mare, incendiate. C'era del prodotto incendiato e un fumo denso, acre, diciamo difficile anche a sopportare per parecchio tempo. Quindi una scena direi quasi dantesca, da inferno dantesco. Come stanno andando avanti le ricerche? Le ricerche abbiamo ininterrottamente utilizzato perlomeno 10 mezzi, perché ormai avendo individuato la zona della collisione abbiamo con un reticolo assegnato a ciascun mezzo una zona da perlustrare e continuano ancora. E purtroppo l'esito è stato finora negativo all'infuori di quel cadavere che è stato ritrovato stamane. Che speranze ci sono di trovare ancora qualcuno in vita? Ma in vita io lo escluderei, forse in mare qualcuno, ma già diciamo a uno stato di salma. Secondo la sua esperienza, com'è possibile un incidente di questo genere? Ma le ipotesi sono tante, diciamo che la nebbia è stata determinante, una nebbia fittissima, una notte buia e quindi un qualcosa che ha improvvisamente ostacolato la visuale di chi stava in plancia, chi doveva prendere gli ordini. Sono convinto che il banco di nebbia sia comparso improvvisamente sotto la plancia della nave.
e il numero esatto delle persone che erano a bordo del traghetto purtroppo non si conosce ancora con precisione. Per ora si parla di 68 membri dell'equipaggio e di 74 passeggeri, ma non si può escludere che qualcuno si sia imbarcato all'ultimo momento o che, al contrario, qualcuno non sia riuscito a imbarcarsi. Purtroppo lo sapremo soltanto fra qualche ora, quando sarà possibile confrontare tutte le liste e vedere naturalmente se sarà possibile trovare ancora qualcuno in vita. Le cause di questa tragedia: la nebbia naturalmente ha una grossa responsabilità, ma perché, ci si chiede, il radar del traghetto non ha visto la petroliera? Forse una avaria, forse una disattenzione. Ma sentiamo la testimonianza dell'unico sopravvissuto, almeno per ora, che era a bordo del traghetto. Stefano Marcelli è andato a trovarlo all'ospedale. Sentiamo l'intervista. Lei era sopra, cosa è successo? Allora, io stavo nella saletta dove ogni sera andavamo a vedere la televisione. All'improvviso ho sentito un rumore. Sentito un rumore, siamo scappati tutti. Scappavamo da una parte, dall'altra. E c'era sempre fumo e fuoco. E allora non si sapeva dove si doveva andare. E poi io e altri due miei amici siamo riusciti a sfondare una porta e siamo andati fuori. Però fuori c'era sempre fumo e fuoco. A mano non si poteva buttare perché era tutto circondato dal fuoco, perché c'era il petrolio a terra. Così abbiamo resistito un quarto d'ora, 20 minuti, i miei amici. Poi i miei amici non ce l'hanno fatto più. Ho provato a fare pure un'espressione bocca a bocca, ma erano morti. E poi il fuoco arrivava verso di me, io ero rimasto da su. Gridavo, io stavo facendo con i fischi, fischiavo, e nessuno arrivava. Poi mi sono preso e mi sono aggrappato alla passeggiata, ai ferri che ci sono fuori là. E sono stato là 2 ore. Poi è arrivata la finanza. Ha detto buttati in mare, e mi sono buttato in mare. Questo è tutto. Secondo lei com'è possibile sia successa questa cosa? Tutti se lo so io, perché ho visto sentito solo un rumore come se fosse un terremoto e basta. Poi sono ancora scioccato di tutto quello che ho visto, perché ho visto gente carbonizzata. Cioè io camminavo, vedevo gente carbonizzata a terra, che soffoca, quella che è morta che soffocava. Solo questo posso dire. Perché qualcuno dice che lei avrebbe detto che stavate tutti vedendo la partita. Noi stavamo vedendo la partita Juve Barcellona nella saletta, dove ogni sera andiamo a vedere la televisione. E lei mi ha visto sentire il rumore e siamo scappati tutti. Però tutti l'equipaggio, perché eravamo una ventina di persone. Poi c'erano i passeggeri nelle cabine, poi c'era qualcuno sopra il ponte, il capitano, gli ufficiali, sopra il ponte. E si è sentito il rumore, siamo scappati tutti qua. Perché c'era molta nebbia, non eravate preoccupati? No, io la nebbia non la so, perché io stavo nella saletta, non posso dire se c'era nebbia o non c'è. Le ricerche intanto proseguono, anche se le speranze di trovare ancora qualcuno in vita ora dopo ora cominciano a diminuire. Da questa mattina all'alba gli elicotteri sorvolano la zona e il mare ha cominciato a restituire i primi corpi. Sta rientrando intanto l'allarme lanciato questa mattina per una chiazza di petrolio che si avvicinava a terra al largo di Calafuria. La macchia è più piccola di quanto si temeva e non dovrebbe causare grossi danni. Al porto intanto è arrivato questa mattina il ministro della Marina Mercantile, Vizzini, che ha voluto rendersi conto di persona della situazione. E poi c'è il dramma dei familiari che da questa mattina affollano le banchine del porto chiedendo notizie dei loro cari, dei loro familiari. Vediamo queste interviste. Cosa sapete voi? Cioè, noi sappiamo che è successo alle 10:30 e dunque sappiamo solo che sta bruciando e brucia ancora. Vorremmo sapere qualcosa di più chiaro, che siano un po' più chiare con i genitori. Io ho un nipote, insomma. Le chiedo scusa, io sono della prefettura di Livorno, sì. E sono qui da voi per dirvi se avete bisogno di qualcosa e per rendermi utile per quello che posso. Ora io vi dico questo, voi, io spero lei sappia come è avvenuta la sì, tragedia, sì, sì. Però prima di dirvi definitivamente come stanno le cose, noi dobbiamo aspettare, perché non sappiamo, per esempio ieri stamani mi hanno detto che con un elicottero il comandante dei carabinieri ha sorvolato le navi e sembra che mancassero le scialuppe. Io ve lo dico non per darvi delle speranze, ve lo dico perché sono cose che io ho sentito, è vere, però vi dico anche che potrebbe darsi, che ne so, potrebbero essere bruciate, state attenti, d'accordo? Quindi ecco, questo io vi voglio dire, non possiamo dirvi ora tutto quello che voi vorreste sapere, voi dovete essere pazienti,
avere coraggio e aspettare un attimino, che noi, anche noi, dobbiamo essere informati. Quindi noi vi preghiamo, di questo. Di stare calmi e aspettare. Noi ve lo diremo, quando sarà ora che sapremo le cose come stanno. Anche un'altra cosa importante, non è stato ancora messo piede sulla nave. Quindi aspettiamo un attimino e poi vi sapremo. Ringraziamo i colleghi di Livorno per questa cronaca desolante con testimonianze decisamente impressionanti. E la prefettura di Livorno, come diceva poco fa quel signore, ha messo a disposizione 3 numeri di telefono ai quali possono rivolgersi tutti coloro che vogliano avere informazioni sulla sorte dei 142 passeggeri della Moby Prince. I numeri sono 0586-210333. Oppure 210330, oppure 210334. Il traghetto Moby Prince della società Navarma, con sede a Napoli, aveva a bordo un equipaggio in gran parte proveniente dalla Campania. Vediamo il servizio della nostra redazione napoletana. In questa palazzina al primo piano è racchiuso simbolicamente il dramma di chi è in attesa di notizie. Torre del Greco, provincia di Napoli, 100.000 abitanti. Chi deve lavorare qui ha poca scelta tra il mare e la disoccupazione. Ciro Di Lauro, Nostromo, si è salvato, è riuscito a telefonare al padre. Quindi lui è vivo sicuramente, ci avete parlato voi, certo. Perché qui risulta ancora disperso. Sì, adesso... appunto, il giorno della vita risulta disperso. Sì, sì. E invece mi ha chiamato stamattina. Vabbè. E portarsi che sta arrivando pure. Sullo stesso pianerottolo abita anche la famiglia di Aniello Padula Marò, in servizio da 24 anni. L'atmosfera purtroppo è ben diversa. Disperati la moglie con il figlioletto, la mamma ed il padre. Signora. Sono momenti questi. Sì, ci dispiace molto, noi. Però c'è ancora qualche speranza, perché per ora risulta disperso. Lo so che risulta disperso. Lei non se l'aspettava una tragedia, sì? No. Ma in tanti anni che siete sposati non aveva mai avuto preoccupazioni quando si imbarcava suo marito? C'è sempre preoccupazione, però è il lavoro. Aveva mai detto che voleva smettere di fare il marinaio? Lui no, ma io sì, gliel'avevo detto. E aveva un'alternativa come lavoro? No. Col mare si vive. E si muore anche a volte. Come? E si muore purtroppo a volte col mare. Muore anche. Non è una volta. Lei era preparato tutti a questo? Tutti i volte si può morire a bordo. Anche un colpo di sole, un colpo vesto che si muore. Non sono aspettante di qualcuno. In questo paese manca sempre un lavoro. E che ne sono costretto a navigare. Questo è tutto. In questo paese manca tutto. Ecco, siete collegati con Sassari, e anche in Sardegna naturalmente c'è disperazione. La notizia della sciagura del traghetto Navarma ha svegliato i sardi di primo mattino, sardi che non si ricordano tragedie di queste proporzioni nell'isola. Ai porti di Olbia e di Cagliari, ma soprattutto in quello gallurese, dove il traghetto era atteso stamani alle 8.30, si sono riversate numerose persone per chiedere informazioni, per semplice curiosità e alcuni anche per disperazione. Possono partire le immagini che riguardano però l'inaugurazione della linea Olbia-Livorno proprio un anno fa, 11 aprile 1990, ed è proprio la nave che questa notte è andata bruciata. Incessanti sono le telefonate alle 2 capitanerie di porto di Olbia e Cagliari, che però non hanno dati ufficiali. Di certo si sa che 5 dei 68 membri dell'equipaggio sono sardi: il comandante Ugo Chessa di Cagliari, il medico di bordo, il cagliaritano Paolo Mura, e il secondo cuoco, Ignazio Pasqualino. Olbiesi sono l'ufficiale Giambattista Campus e l'assistente di ufficio Umberto Bortolozzi. Tra i passeggeri sarebbero 17 i sardi dispersi, ma mancano all'appello ancora 12 nomi. C'è molta confusione perché la società di navigazione ha fatto pervenire alle prefetture la lista con i 141 nomi delle persone a bordo, ma ha dato soltanto i cognomi, senza la città di provenienza. Così, quando si legge il cognome Campus, per esempio, sono a centinaia le telefonate delle famiglie Campus da ogni angolo della Sardegna. C'è poi da dire che aver acquistato il biglietto o fatto la prenotazione non significa essersi poi imbarcati. Insomma, ancora un sottile filo di speranza. La Navarma è una società il cui primo nucleo risale agli anni 50.
Il nome era in origine Navigazione Arcipelago Maddalenino. Gli interessi dell'armatore onorato erano infatti limitati allora alle acque dell'arcipelago. Nel 1980 il decollo della nuova Lavarma con le linee per la Corsica, per l'isola d'Elba e per la Toscana. Da Sassari è tutto per ora. Grazie. Il campo dello Stato Cossiga sta seguendo fin dall'inizio le operazioni di soccorso. Solidarietà per i parenti delle vittime è stata espressa anche dai presidenti di Camera e Senato. Buongiorno, i nostri titoli. Un solo superstite per il momento tra le 140 persone a bordo del traghetto Moby Prince diretto ad Olbia ed è entrato in collisione nelle acque di Livorno con una petroliera alla fonda. A circa 16 ore dalla tragedia, poche le speranze di trovare in vita i dispersi. E poco fa la notizia dell'esplosione al largo del porto di Genova di una petroliera cipriota che sta affondando. Il bilancio della tragedia accaduta la scorsa notte nelle acque del Tirreno al largo di Livorno, un solo superstite per il momento tra le 140 persone che erano a bordo del traghetto della società Navarma diretto ad Olbia ed è entrato in collisione intorno alle 22.30 con la nave cisterna Agip Abruzzo, ancorata in una cosiddetta zona di attesa a circa 3 miglia dal faro di Livorno. L'allarme è stato dato poco dopo il violento urto che ha provocato un pauroso incendio. Le fiamme hanno circondato in uno scenario allucinante il traghetto e sono scattate subito le operazioni di soccorso, proseguite durante tutta la notte e tuttora in corso. Prima di collegarci con Gianni Mammoliti, ancora una notizia. Poco fa avete sentito dai titoli, c'è stata un'esplosione a bordo di una petroliera ormeggiata al largo del porto di Genova. Si stanno muovendo i soccorsi, non si sa ancora se ci siano vittime, torneremo a parlarne tra poco. Ora la linea a Mammoliti. Questo collegamento si apre con le immagini in diretta della petroliera Agip Abruzzo, che in questo momento è ancora in fiamme mentre continuano i tentativi delle imbarcazioni dei vigili del fuoco di spegnere ormai questo incendio che dura da ieri sera alle 22.30. E dopo una notte insonne passata nel tentativo di trovare altri superstiti dal traghetto Moby Prince della linea Livorno-Olbia, la speranza e lo sgomento si è impadronito ormai di tutti i livornesi. Ormai non ci sono più speranze di ritrovare altri superstiti. A salvarsi ufficialmente soltanto i 30 marinai della petroliera e un marinaio, un mozzo, imbarcato sulla Moby Prince. Poi ci sarebbe un altro sopravvissuto, però non si può definire tecnicamente tale. Si tratta di Gennaro Lombardo di Torre del Greco, secondo ufficiale di macchina, che ha avuto l'incredibile fortuna di sbarcare proprio ieri mattina e quindi di salvarsi unico assieme al mozzo Beltrand di tutto l'equipaggio della Moby Prince. Già una salma questa mattina è stata recuperata in mare, un uomo, ma intanto chiederei alla regia di far partire le immagini girate questa mattina dall'elicottero. Il traghetto, il Moby Prince, ormai carbonizzato, ormai è uno scheletro irriconoscibile, reso irriconoscibile dalle fiamme, dal fuoco, dal calore tremendo. Il traghetto, dicevamo, è stato trainato lentamente dai rimorchiatori fino alla Darsena Petroli all'interno del porto di Livorno. Si attende che la temperatura dello scafo, fino a poco fa ancora in fiamme e quindi assai caldo, rovente, la temperatura, dicevamo, si attende che cali per poter mandare i primi vigili del fuoco a bordo. Dall'alto si sono potuti osservare diversi cadaveri. Dopo i vigili del fuoco toccherà ovviamente ai periti giudiziari che dovranno accertare le cause di una sciagura che per molti versi è inspiegabile. Ci sono diversi particolari ancora che non hanno trovato una spiegazione. La nave, la Moby Prince, era partita ieri sera alle 22, c'era molta nebbia e poco dopo l'uscita dal porto, a 2,5 miglia circa dalla costa, lo scontro assurdo e imprevedibile. La prua si è incuneata e ha sfondato la fiancata centrale della petroliera. La petroliera era ferma e ancorata all'ingresso del porto. Ecco, queste sono le immagini girate questa notte, circa alle 4, 4 e mezzo, dall'operatore Adriano Orsi, mentre eravamo a poche centinaia di metri da queste navi, a bordo di una motovedetta dei carabinieri, mentre si susseguivano i tentativi di perlustrare e di cercare altri sopravvissuti. Dicevamo della collisione, una collisione davvero inspiegabile. La nebbia era fitta, è vero, ma questo non basta a spiegare la collisione. Forse il radar aveva qualche problema. Ecco, qui vediamo alcune scene dell'arrivo dei primi feriti. Dicevamo dei feriti che sono praticamente i 30
dell'imbarcazione della petroliera. Di questi soltanto due hanno subito qualche ustione abbastanza grave, gli altri sono quasi del tutto indenni, ovviamente soltanto grave lo shock subito. Dicevamo dell'inspiegabilità dell'incidente, perché nonostante la nebbia doveva essere in funzione il radar, inoltre la nave seguiva la sua rotta abituale di uscita dal porto di Livorno. Forse qualcosa non ha funzionato, forse c'è stata qualche negligenza, per ora nessuno si sbilancia molto e quindi è ancora presto per poter dare delle ipotesi veramente attendibili. Dicevamo la meccanica dell'incidente, la nave, la Moby Prince, si è incuneata nella fiancata della petroliera e subito sono scaturite tonnellate di petrolio che hanno subito preso fuoco e hanno circondato di fiamme il traghetto. Il traghetto in questo modo si è tramutato in una vera e propria trappola infernale che non ha dato scampo ai passeggeri, che probabilmente sono rimasti intrappolati all'interno della nave e quasi sicuramente uccisi dal calore e dal fumo soffocante. Comunque dicevamo che dal rogo della Moby Prince un marinaio per ora risulta ufficialmente scampato e lo ha fatto buttandosi in mare alla disperata. Sentiamola allora per prima questa testimonianza, quella di Alessio Beltrand di Ercolano. A queste drammatiche testimonianze io aggiungerei altri particolari inquietanti sulla dinamica della vicenda. Pare che il comandante della Moby Prince abbia avuto il tempo di compiere un ultimo disperato tentativo, fare marcia indietro e disincagliare la propria nave. Però dalla sua nave non è partito nessun SOS, probabilmente c'erano stati dei problemi anche prima. Ma dicevamo delle operazioni giudiziarie che verranno compiute sul traghetto ormai alla darsena nel porto di Livorno, ovviamente saranno compiute le perizie. Ma intanto a Livorno arrivano alla spicciolata anche i primi parenti dei marinai e dei passeggeri imbarcati sulla Moby Prince. E a questo proposito ascoltiamo queste altre testimonianze raccolte sempre da Stefano Marcelli. Cosa sapete? Coloro che vogliono avere notizie possono telefonare alla prefettura di Livorno in un antico traghetto all'interno del porto. E alle 7:20 è arrivato sulla banchina del molo Medicio anche il vescovo di Livorno, Monsignor Alberto Ablondi. È inimmaginabile, ha detto, che oggi possano accadere fatti simili. Ora il mio posto è accanto ai parenti. E alla stazione marittima sono cominciati ad arrivare i familiari delle vittime, soprattutto dell'equipaggio. A tale riguardo uno dei marittimi ritenuto disperso, Ciro Langella, della direzione macchine, è in salvo. Aveva preso un periodo di ferie e ora si trova all'isola d'Elba. Ha subito rassicurato i familiari che vivono a Torre del Greco. Ma ora dovrebbe essere pronto il servizio di Stefano Marcelli, che ha intervistato l'unico superstite, il mozzo che si trovava a bordo della Navarma. Vedo che a Livorno è tornato il sole. Pronto? Sì, Marcello, come hai spiegato tu già abbondantemente, state vedendo in diretta le immagini della petroliera, la Agip Abruzzo, che sta ancora bruciando al largo del porto di Livorno, mentre le motonavi dei vigili del fuoco continuano a pompare acqua di mare sopra l'incendio. Ma si tratta di un incendio davvero difficile da domare, vista la presenza di tanta quantità di petrolio greggio ancora presente nelle cisterne della petroliera. Comunque, se la regia può far partire le immagini girate questa notte dall'operatore Adriano Orsi, possiamo un po' cercare di capire che cosa possa aver provocato una simile tragedia. Innanzitutto cominciamo col dire che il traghetto che faceva la linea Livorno-Olbia era partito regolarmente ieri sera alle 22 dal molo di Livorno. Era partito regolarmente all'uscita dal porto. Il comandante della Moby Prince aveva comunicato, come si fa di solito, tutti i nominativi dei passeggeri presenti a bordo. Poi più niente. A questo punto c'è un vero e proprio buco nero. In pratica si è cercato di ricostruire così la vicenda. La Moby Prince, probabilmente a causa della nebbia, ma questo, come dicevi anche tu prima, non spiega del tutto l'incidente, ha speronato violentemente la fiancata della petroliera. Ecco, vedete, qui sono le fiamme della Moby Prince, fiamme che sono durate per tutta la notte e solo da poco sono state domate del tutto. Dicevamo, ha speronato la fiancata della petroliera. Immediatamente sono scaturite tonnellate di petrolio e a causa delle scintille provocate dal cozzo delle lamiere, questo petrolio ha subito preso fuoco ed è come se un'ondata di fuoco si fosse riversata sulla nave traghetto. Praticamente la nave è stata circondata da un anello di fuoco e questo ha reso impossibile praticamente ai passeggeri trovare salvezza anche tuffandosi in acqua.
Questo perché il petrolio che era finito in mare era anch'esso infiammato, quindi buttarsi in mare voleva significare anche lì morte certa, anzi una morte ancora più atroce, carbonizzati nell'acqua resa rovente dal petrolio in fiamme. Dicevamo, come può essere successo? Non si sa, certo il Mozzo diceva che molti, quasi tutti erano lì a guardare la partita Juventus-Barcellona, ma questo non spiega tutto, ci doveva essere sicuramente del personale di turno alla vedetta e al radar, quindi anche in caso di nebbia il radar doveva funzionare. È vero che qualcuno afferma che il fatto che l'SOS non sia partito dalla Moby Prince possa aver voluto significare che c'erano già dei problemi alle apparecchiature elettroniche della nave. Una nave che però anche questa mattina il comandante del porto di Livorno ha continuato a affermare che si trovava in perfette condizioni e che meno di 3 mesi fa aveva avuto un certificato di sicurezza, una sorta di certificato di agibilità. Quindi tuttora non si riesce a spiegare cosa sia potuto succedere. Dicevamo della prigione di fuoco che si è venuta a creare. Soltanto il Mozzo Alessio, originario di Ercolano, imbarcato da diverso tempo su questa nave, è riuscito a trovare scampo dopo 2 ore da che la nave era già in fiamme, su incoraggiamento, su suggerimento dei primi soccorritori che lo hanno incitato a buttarsi in acqua. Lui l'ha fatto e per sua fortuna è riuscito a scamparla, come pure un'altra persona, Gennaro Lombardo di Torre del Greco, secondo ufficiale macchinista, è sopravvissuto veramente per un colpo di fortuna eccezionale, era infatti sbarcato ieri mattina e quindi ha appreso della disgrazia dai radiogiornali e dai telegiornali e ha potuto immediatamente telefonare a casa per tranquillizzare i propri familiari. Comunque può darsi che oggi pomeriggio, quando i periti giudiziari saliranno sulla Moby Prince e quando forse anche noi riusciremo a salire sulla Moby Prince, qualcosa di più si riuscirà a sapere sulla meccanica di questa sciagura. Intanto qui a Livorno sono presenti il ministro della Marina Mercantile Vizzini e il sottosegretario Valdo Spini, mentre chissà si vocifera un imminente arrivo del presidente della Repubblica Francesco Cossiga. E ti restituisco la linea, Marcello. Gianni? Sì, dimmi. Mi senti? Vorrei sapere se le salme estratte ce n'è soltanto una. Per ora c'è soltanto quella che citavi tu, un uomo non ancora identificato, che è stato tratto dal mare a 1,5 chilometri dal punto della collisione. Il cadavere abbiamo potuto sbirciarlo, era in condizioni ovviamente pietose, completamente ricoperto da uno strato di petrolio greggio, evidentemente era rimasto in mare a lungo e non si sa bene quali siano le cause della morte, ma ovviamente si possono immaginare. Certo, la navarma è ancora inavvicinabile? La navarma per ora è ancora inavvicinabile, è possibile riprenderla da fuori, ma ovviamente ancora non è permesso entrare in Darsena e figuriamoci tantomeno salire sulla nave che probabilmente è ancora rovente per il calore che per tutta la notte si è sprigionato dalle fiamme. È già stata Walter Davidi, che vedo già in linea, le ultime notizie soprattutto sull'opera di soccorso e anche sulle indagini, se fosse possibile. Veniamo appunto alle immagini, alle notizie di questa mattina. Nella tarda mattinata il relitto del traghetto è stato trascinato, è stato portato all'interno del porto di Livorno e a questo punto inizierà la lunga fase di accertamenti, di perizie per cercare di individuare le responsabilità e di capire esattamente che cosa è successo, perché questo è ancora un mistero. La petroliera invece è ancora a largo, stanno cercando ancora, forse possiamo vedere l'immagine dell'altra camera. Ecco, perfetto, si vedono le immagini della petroliera che è ancora parzialmente in fiamme. I getti di acqua cercano di tutto. Il radar doveva avvertire che sulla rotta del traghetto c'era la petroliera. Quel tratto di mare poi è utilizzato da sempre per gettare l'ancora dalle navi in attesa di entrare nel porto di Livorno e questo il capitano della Navarma doveva saperlo bene. Inoltre, non è stato lanciato un SOS dal traghetto e questo fatto aveva fatto pensare ad una avaria della radio. Avaria che invece è esclusa perché proprio pochi minuti prima della collisione il Moby Prince si era messo in contatto radio con la capitaneria di porto, dunque la radio funzionava. Questo fatto della mancanza dell'SOS ha fatto in qualche modo rallentare i soccorsi perché in un primo momento si era pensato a uno scontro fra la petroliera e una ventolina.
una nave cioè senza passeggeri, con pochissimi uomini di equipaggio, per cui le imbarcazioni, le motovedette erano andate immediatamente, certo, sulla zona, ma non si pensava a un disastro così grande come invece poi è stato. Del disastro, dell'entità del disastro, si sono resi conto soltanto le motovedette della Capitaneria di Porto quando sono arrivate sulla zona. Cercavano questa bettolina, questa piccola nave che serve per, come traghetto fra le grandi navi che sono alla fonda e il porto, e invece al posto di questa piccola nave hanno trovato questo traghetto che era in fiamme. E naturalmente nessuna traccia, purtroppo, se non il mozzo che è stato tratto in salvo, nessuna traccia purtroppo dei passeggeri. Da questa mattina all'alba gli elicotteri sorvolano la zona e il mare ha cominciato a restituire i primi corpi, come hai detto anche te. E questo degli elicotteri è stato un po' il problema principale, perché se fosse stato possibile farli alzare in volo subito, appena avvenuto lo scontro, appena avvenuta la tragedia, probabilmente qualcuno, se era ancora in vita, era possibile ripescarlo. Purtroppo a quell'ora, ripetiamo, la collisione è avvenuta attorno alle 23:30, grosso modo. Sì. Esatto. E purtroppo in quel momento c'era una nebbia fittissima che impediva non soltanto alle navi di vedere a 10 metri di distanza, ma rendeva naturalmente impossibile agli elicotteri levarsi in volo per fare queste ricerche. Le ricerche sono andate avanti, come ha detto Mammoliti poc'anzi, sono andate avanti un po' alla cieca per tutta la notte, perché naturalmente l'unica possibilità era di illuminare il mare con dei fari. Voi potete immaginare un tratto di mare così grande illuminato con dei piccoli fari di queste motovedette. Un tratto di 2 chilometri, vero? È tutto, c'ha qualche domanda? No, niente, vedo che così la vita a Livorno scorre, sembra apparentemente normalmente, ecco, e non questo con il fatto che invece stanotte si è consumato un'immensa tragedia. Sembra quasi strano. Livorno è una città che ha delle profonde radici marinare, quindi questa è una tragedia che ha scosso profondamente tutti gli abitanti, ha scosso profondamente i tanti marinai che abitano a Livorno. Quindi solo apparentemente la vita della città è ripresa, c'è una grossa tristezza e un grosso lutto che non riguarda naturalmente soltanto Livorno, non riguarda soltanto i parenti delle vittime, riguarda tutto il paese, la marineria, riguarda tutta l'Italia naturalmente. Bene, ringrazio Walter Daviddi. La cieca fino a quando non ha esaurito, diciamo così, il carburante. Il comandante della Capitaneria di Porto ha... Allora, Salvatore, quando possiamo darle subito? Allora, direi la regia, ecco qua, qui questo è un mezzo della Labromare, che naturalmente si chiamano gli spazzini del mare, impropriamente detti così. Sentiamo, guardiamo un momentino, eccola qua. Questo, come si vede, è la Moby Prince, vedete il fumo, perché sta sempre bruciando, naturalmente la combustione interna deve essere stata tremenda, vedete che ci sono spruzzi d'acqua per raffreddare le paratie della nave. Vedete cos'è rimasto della Moby Prince, è quello che era un vanto, dobbiamo dire, della navarma. C'è rimasto, dunque, intanto siamo naturalmente in diretta, sapete benissimo, se qualche volta verrò interrotto per notizie che mi arrivano proprio al momento, voi non ci farete caso, ben si intende. Dicevamo che sotto la nave naturalmente c'è un cordone di forza pubblica, non fanno passare nessuno, queste immagini sono state riprese, come vedete, proprio nelle immediate vicinanze. La nave è all'accosto numero 11 in Dazzana dei Petroli. Mi dicono ora chi è rientrato, un collega mi dice che c'è un magistrato che naturalmente fa dei collegamenti con le forze dell'ordine, con chi deve soprattutto mantenere l'ordine. Questa che vedete è la prora della nave, quella che ha battuto violentemente contro le paratie della GIP Abruzzo. Vedete che brucia sempre, la nave è stata appunto al costo numero 11, che è il più lontano della Dazzana Petroli, anche perché non è certamente molto semplice faromeggiare anche una nave che brucia vicino a depositi di olio costieri, ben sin dall'Elba. La società opera con traghetti nei collegamenti con la Sardegna, l'Elba e la Corsica, dispone di 13 traghetti, compreso, diciamo così, l'ex Moby Prince. La petroliera dell'ENI, non so se... Per domare l'incendio della petroliera, sul relitto della Moby Prince è cominciato il recupero delle salme. Colleghiamoci con Livorno, con il nostro inviato Piero Marrazzo.
Ecco, la vedete, l'Agip Abruzzo sta bruciando ancora la fonda al largo del porto di Livorno. Drammatiche immagini, ma come sono drammatiche le immagini invece nella darsena del porto di Livorno, dove è ancorata la Moby Prince, il traghetto che ieri sera con 143 persone a bordo ha speronato l'Agip Abruzzo. Vediamo le immagini, il lavoro di cui parlava Gaspari. Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno prima domato e poi hanno cominciato il recupero. Eccolo, il drammatico recupero dei corpi. Finora, questo è il bilancio ufficiale, sono 9 i corpi recuperati. Sono stati recuperati in un salotto di prora, nella parte posteriore della Moby Prince. Il lavoro è reso difficile dalle lamiere incandescenti. In questo momento i vigili del fuoco stanno tentando di entrare invece dalla parte di prua. Stanno cercando di aprire un varco, perché è lì che si troverà la maggioranza dei corpi. È difficile fare un bilancio, c'è un'unica certezza, lo ha comunicato la prefettura alle 18.30, non c'è traccia di vita a bordo della Moby Prince, sono cadute le residue speranze dei parenti e di chi aspettava nel porto. Come vi dicevo, un riepilogo di quanto è accaduto: erano le 22 di ieri sera quando il traghetto Moby Prince è salpato da Livorno, il porto era avvolto da nebbia. Alle 22.30, dopo circa mezz'ora, l'impatto, un impatto violento, l'esplosione, 7.000 litri di grezzo semilavorato è fuoriuscito dalla petroliera, ha avvolto le due imbarcazioni. Queste sono le immagini di ieri sera. È stato un rogo dove non c'è stato scampo per il porto di Roma, può di nuovo partenzarle e mandarle in onda. Adesso al terminal del porto ci sono 400-500 persone, sono i familiari delle persone che sono morte a bordo della Moby Prince. Sono adesso, saranno alloggiati questa sera a Livorno e a Tirrenia. Non è possibile, come avete potuto vedere anche dalle immagini, recuperare con celerità i corpi che si trovano sul traghetto. Sarà un'opera difficile, e poi come sarà difficile anche l'identificazione delle salme. Ma vediamo adesso il racconto, ascoltiamo le parole del Mozzo, l'unico che si è salvato. Ecco. Se noi eravamo pronti col nostro pullman. Guarda, vai pure. In questo momento abbiamo avuto l'ok, perché noi dalla postazione precedente ci siamo spostati proprio a pochissimi metri dal traghetto, che purtroppo sta ancora accumando, il traghetto della Navarme con 140 purtroppo vittime a questo punto. Potete vedere le immagini, spero che la regia vi riesca a far vedere questo traghetto che sta ancora fumando. Vedete qui alle mie spalle ci sono anche dei vigili del fuoco che sono appena tornati dal lavoro che hanno fatto. Com'è la situazione dentro la nave? E dentro la nave è bruciato tutto. Nelle prime ore del pomeriggio abbiamo recuperato 9 cadaveri. E siamo scesi giù nella sala macchine, c'è sempre la corrente, giù e tu è sempre... Come la corrente? C'è la luce accesa. C'è ancora i gruppi elettrogeni di scorta con i motori ancora in funzione. Avete visto cadaveri? No. Giù nella sala macchina niente, i cadaveri sono stati trovati a poppa, basta. Qualche speranza? Non si sa. Forse avendo trovato la sala macchina in quelle condizioni, le speranze non sono morte, ecco. Però giù abbiamo girato tutto, abbiamo perlustrato tutta, anzi giù è respirabile l'aria, proprio a livello, proprio siamo sotto alla linea di galleggiamento. Ecco, in questo momento all'esterno della nave ci sono ancora delle autopompe. Perché queste autopompe in funzione? Per cercare di raffreddare le lamiere, per cercare di entrare dentro? Per raffreddare le lamiere, per cercare di andare dentro, guardare se cosa possono fare. Ecco, ufficialmente ci sono 138 persone a bordo del traghetto. Che cosa è successo? Il traghetto era partito ieri sera alle 22.30, siamo quasi a 24 ore di distanza. Errore umano, errore tecnico. La nave era una nave vecchia della Navarme, però era stata revisionata appena 3 mesi fa. Di questo forse è utile parlarne dopo, nella seconda parte di San Marcando. Michele, tu hai qualcosa da chiederci in questo momento? No, forte quello che dicevate, che stranamente non si sono trovati molti cadaveri, no? Nella parte inferiore, mi sembra, della nave, così, no? Sì. Cioè nella parte dei passeggeri, riservata ai passeggeri, voi non siete ancora entrati. Abbiamo fatto solo il primo e il secondo ponte, però
dove presumibilmente dovrebbe esserci le persone, la sala TV, perché diciamo era l'ora della partita famosa. Non si può ancora entrare perché c'è parecchio fumo e c'è troppo calore, è impossibile entrare ancora dentro. Diverse testimonianze diverse, si è trattato di un errore umano, di un guasto tecnico, c'è discussione, c'è anche qualche polemica, l'ipotesi è più forte, però fino a questo momento resta quella dell'oro umana, tenuto conto anche che al momento della tragedia c'erano le partite di calcio, a quell'ora mercoledì sera si giocava Barcellona-Juventus e questo potrebbe aver favorito una disattenzione generale che purtroppo è stata pagata con la vita da molti. Ma sentiamo Gianni Mammoliti che ha raccolto alcune interviste appunto sulle possibili cause di questo incidente. Comandante Ramacciotti, una parola da una persona che ha un'esperienza di... che è il Capo dello Stato, che il Presidente della Repubblica fra pochi minuti si recherà dopo aversi incontrato i parenti degli sventurati che sono morti dentro questo traghetto. Non ci sono ancora, ci sono soltanto ipotesi su quanto possa essere avvenuto quella sera, l'altro ieri sera alle 22.30 quando il Moby Prince è bruciato dopo aver speronato la petroliera, l'Agip Abruzzo che si trovava all'ancora a 2,5 miglia circa dal porto di Livorno. Dicevo ipotesi, l'unica conferma è che quella sera c'era la nebbia, non proprio all'uscita del porto ma poi dei banchi di nebbia in alcune zone fittissima, mentre il traghetto aveva iniziato la navigazione con rotta Olbia in Sardegna dove sarebbe dovuto giungere il mattino seguente. Ogni congettura per il momento non è giusto neanche farla, bisognerà attendere i risultati dell'inchiesta, come dicevamo stamane, inchiesta che è affidata ai vigili del fuoco, alla capitaneria di porto, alla magistratura. C'è un solo testimone, c'è Alessio Beltrand, un ragazzo di 24 anni, il mozzo che si trovava a bordo, un ragazzo di Ercolano, vicino Pompei, l'unico che si è salvato, un caso, abbiamo detto, un vero miracolo. Ecco, vedete, mentre ancora getti d'acqua, schiumogeni, per tentare di raffreddare il relitto del traghetto, pensate, dicevano i tecnici, che la temperatura ieri ha raggiunto i 700 gradi di calore, cioè quasi uno stato di fusione per tutto quanto, quindi un relitto infuocato che ancora fuma, ancora c'è del fumo e ancora dentro ci sono delle fiamme. Dicevo che c'è un solo testimone, ci colleghiamo sempre con Bartolomucci. Antonio? I medici, infermieri e uomini del pronto soccorso ed ecco i resti di alcune delle vittime. Con il carrello vengono trasportate a terra, caricate su delle ambulanze, portate in un obitorio dove si tenterà il riconoscimento, molto ma molto difficile perché chi ha assistito alla scena e chi ha visto che cosa c'era fra quelle lamiere sostiene che sarà pressoché impossibile. Ci sono resti carbonizzati, 138 persone rimaste intrappolate dalle fiamme e dal fuoco quella sera, e qui ci sono le immagini dei parenti che cercano fra loro di trovare un momento di consolazione, ammesso che sia possibile, di rassegnazione, ecco, più che di consolazione. Ancora le immagini del traghetto che brucia, sono immagini di poche ore fa, ecco, vedete, sul traghetto oltre che equipaggio e passeggeri c'erano anche 31 auto che venivano trasportate, il traghetto è per i passeggeri e per auto, ancora alcuni corpi che vengono trasferiti a terra e da qui, vi dicevo, nell'obitorio, nella camera ardente dove riceveranno la benedizione e poi i funerali, si svolgeranno i funerali. Sono resti carbonizzati, dicevo, persino difficile pensare che in qualche modo si possa procedere al loro riconoscimento. Ecco Antonio? Sì. Sì, sei di nuovo collegato. Sì, sì, volevo dire che abbiamo due testimonianze, una del comandante della Capitaneria di Porto, sì, e poi quella del comandante dei Vigili del Fuoco. Possiamo vedere le immagini, la regia può farle partire. Cossiga ha portato il saluto ai familiari
l'abbraccio dell'intera nazione intorno a queste 140 famiglie. Sono più di 500 ormai familiari che da due giorni sono qui a Livorno in attesa ormai solo di poter riavere il corpo dei propri familiari che sono rimasti vittime di questa tragedia del mare. L'hanno accolto il Presidente con grande compostezza, non siamo in grado di darvi le immagini perché non ci è stato consentito e forse giustamente di riprendere l'incontro tra il Presidente e loro, persone che ormai vivono veramente con grande compostezza il loro dolore. E qui ecco di nuovo la Moby Prince e allora c'è la notizia di pochi minuti fa, sono state trovate altre 40 corpi in due locali. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso stanno lavorando da questa mattina alle 8 in quelle che ormai è una lamiera che a poco non è più incandescente, ma in alcuni locali ancora lo è. Infatti in alcuni locali oggi non si poteva ancora entrare per la temperatura. I magistrati sono saliti a bordo quelli della scientifica. E proprio a proposito dei magistrati, il collega Walter Davidi ne ha intervistato uno che segue l'inchiesta, il dottor Di Cardi. Ascoltiamo l'intervista. Ancora un momento. Dottor Cardi, lei è salito sul traghetto, che condizioni ha trovato? Ma proprio ora abbiamo rinvenuto in due locali della nave un grande numero di corpi che durante la giornata di domani provvederemo nella parte di serata che ancora ci rimane a disposizione personale della Polizia Scientifica e dei Vigili del Fuoco provvederà a portare a terra. Perché così tante persone in due locali? Ma l'ipotesi che si può fare è che il comando nave si sia reso conto dell'incidente, del pericolo e abbia radunato i passeggeri in questi due locali. Il traghetto della morte restituisce i corpi carbonizzati delle vittime. Sempre più probabile l'ipotesi dell'errore umano. Cossiga sul luogo della sciagura. La morte, tante storie di vita, tante storie di morte, intere famiglie con bambini, giovani coppie, persone anziani. Qui in quel capannone è andato anche Cossiga, che qui vedete proprio nel momento dell'arrivo a Livorno. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dai ministri Vizzini e Lattanzio, ha visto, ma la telecamera non ha potuto riprendere l'incontro, i familiari delle 140 vittime. In mattinata una cinquantina di familiari erano arrivati anche dalla Sardegna, sono complessivamente circa 500 i familiari che attendono qui allo scalo marittimo. Ecco, vedete una donna che è svenuta, dolore, urla laceranti, volti rigati dal pianto, lo strazio dell'attesa, qualcuno protesta ma nessuno abbandona la speranza di trovare qualche traccia che permetta di riconoscere il proprio caro, i propri cari. Cossiga si informa su una tragedia ancora da spiegare, per molti aspetti porta la sua solidarietà, la partecipazione degli italiani a questo dolore, a questo lutto e raccomanda che le indagini siano accurate, approfondite e che facciano di tutto per chiarire che cosa è realmente successo. A quasi due giorni ormai dalla tragedia esce ancora fumo, come vedete, dalla pancia del traghetto, una nave lunga 131 metri, alta come un palazzo di tre piani. Ci sono piccoli focolai, i vigili del fuoco stanno cercando di raffreddare ancora le lamiere dei piani più bassi della nave. Una tragedia dunque senza precedenti nella storia della marina mercantile italiana. Il compito più straziante è quello del recupero e della sistemazione dei cadaveri. Potremmo tornare adesso con le immagini in diretta. Un lavoro lungo e doloroso. Abbiamo raccolto testimonianze di chi è impegnato in prima linea in questo lavoro. Ascoltiamo. Abbiamo individuato un grande numero di corpi in varie posizioni della nave. Purtroppo i resti che troviamo sono veramente... Beh, capitemi, sono un po' imbarazzato perché ecco, è veramente non un bello spettacolo. Sono carbonizzati, molti veramente pienamente consumati dal fuoco. Quindi c'è una indescrivibile quantità di detriti, di lamiere contorte, che rende problematico distinguere il resto umano dal detrito. Sono preoccupato perché se questo spettacolo che abbiamo visto nei piani superiori dovesse mantenersi o peggiorare nei piani più bassi, beh, allora
per voler fare, ripeto, questa opera certa e pietosa, occorre avere pazienza, pazienza e pazienza. Pazienza e pietà per i corpi divorati da una fiammata terribile. Le salme sono state benedette stamane dal vescovo di Livorno, Alberto Ablondi. In questo capannone, quando saranno recuperati gli altri corpi, comincerà il triste riconoscimento dei familiari. Qui, adesso, sono al lavoro i medici legali. Non credo che queste persone siano decedute a seguito delle ustioni. Lì, con ogni probabilità, si tratta di un caso di asfissia. C'è stata probabilmente perdita immediata della conoscenza, anzi quasi certamente, una volta perduta la conoscenza poi le fiamme hanno fatto il resto. Che cosa vi può aiutare di più nella identificazione di un corpo, di un cadavere? Prevalentemente le eventuali alterazioni della dentatura, della arcata dentaria, secondo gli eventuali esiti di frattura riparati di degli arti del bacino. Questo ci aiuta moltissimo nel riconoscimento delle salme. Ecco, restano naturalmente aperte le ipotesi sull'incidente, sulle cause della tragedia. Si era parlato di errore umano, questa tesi si rafforza anche se... E la centrale marittima. Possono partire le immagini e il sonoro. Sì, si è ricevuto e si è incendiata, credo a un paio di miglia, passo di aver capito, qui in rada, cambio. Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione, perché io ci sono a un miglio e mezzo, sto vedendo quello che succede lì, la nave è tutta a fuoco. Senti, se puoi riferirmi con più precisione quello che succede lì fuori, dammi. Sembra una pettolina quella che ci è venuta addosso. Compamare Livorno da Nautica, Vigili del Fuoco, 446, cambio. 446, compamare, avanti. Siamo mica per caso, che materiali ci sono a bordo della nave che sta incendiata, cambio. Sono infiammabili, cambio. Vigili del Fuoco, oggi Pabruzzo, noi abbiamo Iranian Light, crude oil, però non sappiamo la pettolina che ci è venuta addosso cosa ha a bordo. Al di là delle pessime qualità delle immagini, come potete vedere, il documento ci sembra abbastanza importante. È stato girato 2-3 minuti appena dopo la collisione. Si vedono alcune esplosioni e le fiamme pare non siano ancora del tutto estese al traghetto. E le fiamme erano ben visibili da terra, perché queste immagini sono state girate da una terrazza davanti al mare. Niente nebbia dunque. Inizialmente, come avete potuto sentire, spero, incredulità e sottovalutazione della tragedia. Si è pensato allo scontro con una bettolina, una piccola nave cisterna, e infatti ci si chiede che cosa poteva portare dentro questa bettolina per scatenare una simile esplosione. Evidentemente c'è stata all'inizio una sottovalutazione. L'errore umano comunque, ci sembra di capire, non è la sola ipotesi. C'è anche l'ipotesi del guasto tecnico, che resta ancora in evidenza. Ed è tutto da Firenze, vi restituisco la linea. Grazie, ma Mauri, intanto una cosa è ben... Ci auguriamo con fede che questa inchiesta potrà avere una risultanza, almeno questa volta, positiva. Ma io penso che di fronte al numero così grande delle vittime, di fronte a un dolore così vasto, l'impegno che dovrebbe essere sempre professionale di chi fa un'inchiesta amministrativa o penale, questa volta dovrà essere ancora più attento, ancora più severo. Come mai non c'è stato il rito? In un primo tempo pareva dovesse esserci, e poi forse non c'è stato, credo che uno dei motivi fosse questo, non c'era la sicurezza di avere che tutti fossero morti, e allora celebrare un rito significava dare una sentenza.
si è preferito aspettare forse qualche giorno, domani lo decideremo, sarà probabilmente dove vorranno loro, o qui o in cattedrale, o comunque lo desiderino, perché sono i sofferenti che debbano decidere come andare incontro anche nella preghiera al loro dolore. Vanno avanti le indagini sulle possibili cause della collisione. Il nostro inviato Giulio Borrelli. Sì, sono in giornata, dovrebbero essere recuperati tutti i corpi o quasi tutti i corpi, finora ne sono stati estratti 120, ma accanto al dolore, alla commozione per tante vittime straziate, anche a Livorno adesso c'è timore per il rischio ecologico. Dovremmo avere le immagini, le dovremmo vedere subito, la minaccia ecologica è presente anche qui. In mattinata c'è stata una esplosione, uno scoppio nel serbatoio della petroliera speronata al largo dal traghetto. Non è stata un'esplosione come quella di Genova che avete visto poco fa, ma la nave cisterna, l'Agip Abruzzo, è ora poppata, così si dice in gergo, è inclinata verso poppa. La falla che si è aperta in seguito a questo scoppio al di sopra della linea di galleggiamento, però c'è il rischio che la nave possa affondare. Si sta lavorando, i vigili del fuoco hanno già spento l'incendio nella cisterna numero 7, quella bucata dal traghetto, ma ora devono fronteggiare quest'altro pericolo. Dicevamo dell'opera di recupero delle salme, anche qui dovremmo avere delle immagini, sono andate avanti per la notte, per tutta la notte, anche qua i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, senza pausa, man mano che le vittime vengono recuperate. Ecco, qui vedete appunto una gru che le raccoglie, i resti vengono messi su questa gru, vengono poi portati su delle ambulanze e indirizzati verso un padiglione che è lì accanto, un padiglione refrigerato dove qualche tempo fa erano depositate le scorie tossiche della Karen B. Ecco, vedete appunto l'ambulanza che si avvicina qui a questo padiglione, là dentro quella porta ci sono i cadaveri allineati. 12 sono fino adesso i corpi identificati, forse in giornata ce ne sarà qualche altro, eccoli i cadaveri allineati, ma la maggior parte di questi corpi non avrà un nome. Domani nel pomeriggio ci sarà una cerimonia religiosa. Vedete il dolore dei familiari, sentiamo adesso il sonoro. Vorrei parlare con il mozzo che gli ha fatto l'aspirazione bocca a bocca, mio figlio. Come si chiama? Nicola Falanga, gli ha fatto l'aspirazione bocca a bocca fra la cucina, il carugetto che andava verso la saletta, era lui, il piccolo di camera, e lui ce l'ha fatto. Vorrei sapere se questo è, sapere dire dove è il corpo di mio figlio, perché non lo possono rintracciare. Lui ha detto che dice mi ha ridotto e non se lui sa dove è posto. Questo è lì, così tu lo vedi e fa sammelo di telefono. Lei è un uomo di mare, quindi ha anche una sua esperienza in mare, si è fatto un'idea di questa tragedia, che cosa può essere successo secondo lei? C'ha un'idea lei? Ma io direi semplicemente che sarà stata negligenza da parte di qualcuno, non di tutto l'equipaggio, perché diversamente non si può spiegare una nave che esce dal porto e in manovra per giunta va a cozzare su un'altra nave e poi succede quello che è successo. E ai familiari, tra quelli che hanno assistito più direttamente, ecco, quali sono le condizioni, come... Ma il problema dei familiari è stato subito, nel primo momento, ha preso con molta serietà, perché era una patologia ansiosa, quindi noi del servizio sanitario della polizia con 4 medici e altrettante ambulanze siamo intervenuti subito e effettivamente sia giorno e notte abbiamo prestato questo tipo di assistenza. E devo dire, hanno questi 400-500 familiari li abbiamo soccorsi molto bene. Passiamo adesso alle cause della tragedia. Vi riproponiamo una parte del filmato che vi abbiamo fatto vedere ieri per la prima volta nell'edizione delle 20. È un filmato ripreso da un operatore privato che mostra almeno una cosa
chiara, che in quel momento, ecco, lo vedete appunto da queste immagini, anche se la qualità non è ottima, in quel momento però sono immagini riprese da 2-3 miglia, quindi molto distanti. Il fatto stesso che si veda la nave, si vedano le fiamme, mostra a questo punto in modo inequivocabile una cosa: al momento della tragedia lì su quel tratto di mare davanti al porto di Livorno non c'era nebbia. C'era stata qualche opinione anche autorevole e contrapposta a questo riguardo, a dire subito che non c'era nebbia era stato l'avvisatore marittimo che era di servizio quella notte, che avevamo intervistato, che il collega Mammoliti aveva intervistato. C'era stata però la testimonianza del comandante della Capitaneria di Porto, Sergio Albanesi, che invece sosteneva il contrario. Ecco, c'è da dire a questo proposito che il comandante della Capitaneria di Porto ha fatto un po' marcia indietro questa mattina, per così dire, ha detto che la nebbia c'era quando loro sono usciti, un'ora dopo, e questa però è anche una conferma di un'altra cosa che si capisce chiaramente da quella registrazione sonora, che i soccorsi sono partiti in ritardo, forse un'ora dopo, perché all'inizio l'incidente, la natura dell'incidente non era stata capita, si parlava di una bettolina, di una piccola imbarcazione, e questo ha provocato appunto qualche ritardo nel mettere in moto la macchina dei soccorsi, che poi comunque si è mossa e ha fatto quello che poteva fare in quelle condizioni. Per il momento è tutto. Luogo. La nave in partenza da Livorno non aveva ancora terminato tutte le operazioni in uscita dal porto e non si può escludere che si sia trovata improvvisamente davanti qualche piccolo mezzo navale. Per scansarlo abbia dovuto compiere una manovra sperando poi di poter scansare anche la petroliera in rada. All'impatto con la petroliera Abruzzi, il traghetto Moby Prince ci è arrivato in frenata con i motori indietro tutta, altrimenti lo squarcio sulla fiancata sarebbe stato molto più profondo di 10 metri. Una tragedia dunque vissuta momento per momento, consapevoli della drammaticità dell'emergenza creatasi a bordo. Ecco, il servizio di Giovanni Spinoso allora aggiunge qualche elemento in più rispetto a quello che avevo detto io, anzi direi che ne esclude qualcuno. Quindi se la ricostruzione del collega Spinoso è esatta, di blackout elettrico non si può assolutamente parlare. Quindi a questo punto resta da chiedersi se si è trattato di qualche altro guasto tecnico, ad esempio il blocco del timone, oppure se veramente si è trattato di un errore umano. Resta poi l'ipotesi della nebbia, ma quella ci sembra francamente molto improbabile, a meno che non si sia trattato di un banco di nebbia molto isolato e improvviso che da qui da terra non si riusciva a vedere. Comunque dalla ricostruzione torniamo all'oggi, al momento attuale, anzi meglio ancora al domani. Avevate sentito prima il vescovo di Livorno, a Blondi, che annunciava come molto probabilmente domani ci sarà una messa funebre, non i funerali ovviamente, ma una messa funebre in ricordo, in onore delle 138 vittime. Molto probabilmente si svolgerà domani sera alle 19 in un locale adiacente alla Darsena Petroli. Non si sa bene ancora quale sarà il locale prescelto. Comunque, a proposito del vescovo di Livorno, Monsignor Ablondi, lui ieri era stato ricevuto aveva partecipato anzi all'incontro col presidente Cossiga, e lui stesso ci ha riferito le cose che Cossiga aveva detto. Sentiamo il servizio. Ha detto che è sempre difficile identificare completamente la verità. Noi vorremmo sempre tutta la verità, ma è molto difficile. In questo caso in cui poi forse, se ci sono vittime e colpevoli, sono scomparsi, e forse è uno dei casi nei quali la verità non potrà essere. Il fatto stesso che abbia detto se ci sono vittime e responsabili, di fatto possono esserci di fronte alla coscienza, ma nella vita non ci sono più, non è possibile nessun procedimento. Ci saranno, ecco, si era comandato per l'indagine amministrativa comunque e l'indagine penale, perché dice queste considerazioni non devono togliere valore all'indagine amministrativa e all'indagine penale. Sotto questo aspetto è stato molto serio e molto richiamante. Bene, a questo punto io direi di concludere questa lunghissima ma doverosa cronaca in diretta da Livorno e restituisco la linea a Firenze. 139 vite in un incidente che non ha precedenti nella storia della Marina Mercantile Italiana. Un disastro sulla cui dinamica dovranno fare chiarezza e inchieste precise, perché di punti interrogativi ce ne sono tanti. L'unica cosa certa è che 139 persone sono morte bruciate sul traghetto Moby Prince che mercoledì sera ha speronato la petroliera Agip Abruzzo, all'ancora 2 miglia al largo del porto di Livorno.
cerchiamo di ricostruire i fatti. Pochi minuti dopo le 22:30 di mercoledì, un volontario della ala CB telefona alla nostra redazione, segnalando che una nave sta bruciando in mare. Le prime immagini vengono filmate dal nostro operatore dallo scoglio fra l'Accademia Navale e i bagni fiume. Ci sono già tanti curiosi che dalla spalletta del lungomare cercano di vedere la nave in fiamme. Ci sono anche i vigili del fuoco e il comandante Ceccherini è in contatto via radio con i primi mezzi che si stanno recando prontamente sul posto. Ancora non si sa bene l'entità dell'incidente. Dalla petroliera Agip Abruzzo si è lanciato un SOS. Pare che a causa della nebbia una bettolina sia andata a speronare la nave. Alla capitaneria di porto si allestisce un primo punto di raccolta di mezzi di soccorso. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza, volontari di assistenza e misericordia, funzionari della prefettura e della questura. In mare ci sono motovedette della capitaneria e rimorchiatori della ditta Neri. Solo ora si capisce bene la gravità della collisione. È un traghetto della Navarma e non una bettolina che ha squarciato una fiancata della petroliera. E in mare divampa un furioso incendio. I primi ad essere tratti in salvo, quasi incolumi, sono i marinai della petroliera, che vengono portati a terra da un rimorchiatore, e si hanno quindi le prime testimonianze sull'accaduto, raccolte per noi da Luca Salvetti e Angelo Serantoni. È una nave venuta sopra di noi alla petroliera della Gip Abruzzo. Cosa avete visto? Abbiamo visto la nebbia, abbiamo visto tutta una fiammata e poi si è accesa la nostra nave sul lato di dritta. C'è qualche ferito? Di noi, no, io il primo ufficiale, un po' di bruciature soltanto. Scusa, ci puoi dire, raccontaci qualcosa? Eravamo in radio, abbiamo sentito una botta, sono venuti addosso, con questa nebbia qui. Ci sono dei feriti? Non lo so, due ostinati. Scusi, ci puoi raccontare cosa ha visto laggiù? Sta uscendo petrolio, c'è una falla. A spegnere l'incendio, però noi il petrolio non vedevamo perché c'era una nebbia. Che stanno tutti abbandonando la nave? Hanno abbandonato la nave e l'abbiamo portati dentro e basta. Quanti feriti ci sono? Ma dice due, sono riportati all'ospedale e basta. C'è incendio anche intorno alla nave, in mare? Anche in mare c'è l'incendio. Le dimensioni della tragedia aumentano e l'intervento in mare dei soccorsi è reso difficile dalla nebbia e dal fumo che avvolgono la Agip Abruzzo. Intanto la Moby Prince vaga in fiamme senza una guida e in mare non c'è traccia di naufraghi. Il centro di coordinamento viene spostato nella sala operativa della Protezione Civile in prefettura, diretta dal generale Giuseppe Mazzotta. Ecco cosa dichiara verso le una ai nostri Piero Giorgetti e Marco Coppola. Quali sono specificatamente i mezzi intervenuti per l'occasione? I mezzi sono tanti, già da mezzanotte sta operando tre motovedette della Capitaneria di Porto di Livorno, tre della Guardia di Finanza, una dei Carabinieri, una della Polmare, ossia della Polizia del Mare, poi ci sono anche dei mezzi disinquinanti, due della Labromare, cinque rimorchiatori antincendio della Neri, tre rimorchiatori alto mare per sempre per disinquinamento, vedete del compomare di Viareggio, vedetta della cosa della Vigile del Fuoco, pilotine degli ormeggiatori e pilotina dei piloti. Poi dalla Spezia è già arrivata la nave Montellotta e sta arrivando la nave gigante. Alle prime luci dell'alba arriveranno due elicotteri e un aereo della cosa della Capitaneria di Porto. Ecco, l'intervento e tanti altri, perché quattro grossi rimorchiatori della Castaglia, poi arriva del materiale da Genova, Napoli, Roma, già da mezzanotte che sono partiti questi qua, quindi di materiale e di mezzi che stanno operando e mezzi che opereranno aumenteranno sempre di più. All'1:15 giunge all'andana degli Anelli il primo, l'unico superstite del traghetto. È Alessio Bertrand, il mozzo. È stato raccolto in acqua da una pilotina degli ormeggiatori del porto e quindi portato velocemente a terra da una motovedetta della capitaneria. È visibilmente sconvolto. Urla frasi sconnesse. Nei suoi occhi tutta la tragedia che si è consumata a bordo del Moby Prince. Il comandante della Capitaneria di Porto, Sergio Albanese, fa un primo punto della situazione. Visibilità ridottissima, direi 4-5 metri, per cui
Pensate in mare quanto è difficile poter individuare una persona, ma noi stavamo lì con 6 rimorchiatori, 4 motovedette, la motovedetta dei Vigili del Fuoco che cercava di tamponare l'incendio, quindi io spero che nel corso della notte si possano ottenere risultati migliori. Possiamo ricostruire un attimo la dinamica e l'ora dell'incidente? Io, scusate se c'è questa luce che mi dà un po' noia, se è soltanto una questione di... La nave, l'Agip Abruzzo, affonda in un punto di ancoraggio previsto, in attesa delle prime luci dell'alba per iniziare la manovra di entrata nel porto, perché essendo una nave cisterna, una nave con carico pericoloso, non può manovrare di notte. Sarebbe stata ricevuta domani mattina dal deposito. E quindi la sua posizione senz'altro regolare. Il traghetto partito dal nostro porto diretto a Olbia aveva un certo numero di passeggeri, che ora credo di averli annotati qua, 72 passeggeri e 68 persone d'equipaggio. All'imboccatura, come prassi, via radio comunicano questi dati. Ha dato l'orario di partenza e secondo l'orario di linea erano le 10:05 quando ha mollato i cavi in banchina, quindi 10:15 all'imboccatura. Ha dato il numero, ripeto, il comandante parlando con la nostra stazione radio, ha dato il numero dei passeggeri, il numero dell'equipaggio e il numero dei camion che aveva a bordo. Poi non ha dato più notizie. Abbiamo avuto dall'avvisatore, che è situato all'imboccatura del porto, il segnale di allarme e ha visto questa fiammata, e quindi ci siamo resi conto che in un primo momento l'Agip Abruzzo pensava di essere stata, diciamo, urtata da una betolina. Poi abbiamo scoperto che la betolina non c'era, non esisteva, ed era tutto il Moby Prince che si dirigeva sulla sua rotta. Ecco, ipotesi, la nebbia, il buio, non se ne possono ancora fare. Ha preso una parte centrale della cisterna e quindi si presume che sia subito fuoriuscito del greggio, che si è incendiata a causa molto probabilmente dell'urto di una sciuntilla provocata dalle lamiere, e quindi questa nave sia stata invasa da un fiume di fiamme, di fuoco. Ma la segnalazione radio poco prima dell'incidente confermerebbe il fatto che la radio funzionava, magari alcune voci ufficiose dicessero che la radio non funzionava? La Moby Prince ha dato il 5 minuti prima, 10 il comunicato che vi ho detto, cioè il numero dei passeggeri, il numero dei camion, quindi la radio era in perfetto funzionamento. Dopo la collisione ritengo, ecco, che qualcosa sia potuto senz'altro avvenire, ma fino al momento della collisione la radio, ripeto, ha funzionato perfettamente. Ma basta la nebbia a spiegare questo incidente? E questo lo sentiremo più tardi, interrogherò il comandante della Agip Abruzzo, raccoglieremo altri elementi, per il momento non si possono fare ipotesi tecniche precise. Il mozzo della Moby Prince ha potuto riferire già qualche particolare, qualche elemento utile? Era convinto che non c'erano superstiti, diceva stanno lì, si sono tutti bruciati, ma diciamo è uno stato confusionale, per cui diciamo, Speriamo che non sia come temeva il mozzo. La vicenda assume ormai le chiare tinte del dramma. Al rientro a terra di chi era a bordo delle motovedette e delle pilotine si hanno testimonianze agghiaccianti. Scusa, ci puoi raccontare in poche parole cosa sta succedendo laggiù? Non posso raccontare niente perché è troppo... è una cosa assurda. È una situazione drammatica. Non si vede niente, guarda, è tutto in fiamme, fumo. Ma il traghetto siete riusciti a vederlo? Sì, abbiamo visto. E comunque è un casino, guarda, è una cosa incredibile. No, era una nave fantasma in fiamme, che andava però. Dice che era tutto in fiamme e stava girando su se stessa. Anche voi siete stati costretti a girargli intorno? Abbiamo girato dietro a lei.
Mi siamo andati dietro praticamente per vedere se si buttava qualcuno. Se ne è buttato uno. Abbiamo continuato col naufrago a girare. Poi l'abbiamo dato a una motovedetta. Vedevate qualche d'un altro sul ponte della nave? No, 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 no. E siamo stati proprio lì a pochi metri, ma niente da fare. Non c'era neanche grillo, non sentivate? Niente. Un rogo completo. Per tutta l'altezza? Per tutta la lunghezza, per il magazzino, tutto. Tutto era tutto in fiamme, proprio. Secondo te non ci sono superstiti? No, sulla nave assolutamente no, sulla nave no, se se ne è buttato qualcuno prima. Solo però l'avrebbero trovato forse. Noi abbiamo cercato, io e mio collega, siamo stati insieme alla chiazza di naftha che vagava per vedere se erano lì. Si è trovato un mozzicone di scialuppa bruciata, carbonizzata e basta, il resto... La nave, sulla nave vivo non c'è nessuno, assolutamente nessuno. Ha preso fuoco col suo combustibile o per quello che gli è stato gettato? Ma penso che abbia bruciato anche per il suo, che poi le fiamme erano nel magazzino e si vedeva dalla prua che era sventrata, si vedeva proprio tutte le fiamme dentro. Il magazzino, cioè dove erano le macchine? Dove, sì, nel garage. C'era una falla immensa e in mezzo, ma si vedeva proprio le fiamme a tutti i livelli della nave, per quanto era lunga e per quanto era alta. Quindi stava spostando ancora la nave? Sì, sì, girava sulla dritta, così, continuamente. Era in moto, quindi, regolarmente. È come una macchina che è ingranata, che va continuamente. Poi a momenti andava più piano, a momenti riprendeva. Comunque loro non hanno lanciato SOS, né soccorso, né niente. Che noi dalla terrazza abbiamo visto i Bengala verso le 11 e qualcosa. Ma noi siamo andati là per la petroliera, che era quella che ha lanciato l'SOS, o perlomeno... ha chiesto soccorso. Poi quando siamo arrivati lì, vi ho detto a mio collega, ma che è una nave brucia? Perché pareva, cioè non la considerava nemmeno. E da quella via siamo avvicinati. E che distanza erano la prima dalla seconda? Tipo 50 metri, 100 metri, quant'era? Erano state un 200 metri, però uno è in movimento, capito? E, insomma, su quella nave non c'è nessuno vivo, perlomeno ora. Se si sono buttati, speriamo, saranno vivi. Sulla nave non c'è nessuno, ma già da subito, proprio un rogo completo. All'Andana degli Anelli c'è anche il prefetto, dottor Pierangeli, che vuole rendersi conto personalmente della situazione. La petroliera, non vi dico, è tutta incandescente lateralmente. C'è un grosso varco sul serbatoio ultimo, sul lato destro, vicino al castello di Poppa. C'è una parte della nave passeggeri che è stata risparmiata dalle fiamme? No, tutta pesa dalle fiamme, però il fuoco non c'è più, insomma, ci sono alcuni focolai qua e là sulla nave che i pompieri, i vigili del fuoco stanno tenendo sotto controllo. Avete visto qualcuno? No, nessuno. È a terra anche Renato Superini, il comandante della petroliera. Sentiamolo al nostro microfono. Allora, cosa è successo? Quali sono state le sue impressioni immediatamente? Cosa ha visto? Impressioni di un disastro dovuto alla fuoriuscita del greggio che ha preso immediatamente fuoco, quindi con tutte le conseguenze immaginabili. Voi non vi siete accorti assolutamente di niente? In che senso? Prima dell'impatto. Il terzo aveva già il radar in funzione, tutto quanto, ha visto che sta nave veniva addosso e poi all'ultimo momento si pensava che accostasse, insomma. Noi eravamo fermi. Quindi non si. Cioè uno non va a pensare che una nave ti viene addosso quando sei all'ancora. Il suo equipaggio è tutto a posto, tutto i a posto. Problemi sono sull'altra nave. Ma quello che sento dire, sì, adesso bisogna avere dati di fatto, insomma. Quando ci diranno quanti hanno recuperato, quanti sono dispersi, non lo so. A bordo del traghetto della Navarma diretto ad Olbia c'erano livornesi, viareggini, pisani, turisti e membri dell'equipaggio di ogni parte d'Italia. Nel cuore della notte cominciano ad arrivare i parenti di quelli che vengono chiamati dispersi, nel tentativo di mantenere ancora accesa la speranza di trovarli vivi. Per tutta la notte si cerca di domare l'incendio della petroliera per evitare che attacchi il greggio ancora a bordo e quindi scongiurare esplosioni. Il traghetto è ancora una torcia. All'alba di giovedì il nostro operatore Fabio Vallini, a bordo di una motovedetta dei carabinieri, riesce ad avvicinarsi ai relitti. Più tardi
Vezio Benetti, grazie alla preziosa collaborazione degli ormeggiatori, sale a bordo della pilotina che ha recuperato il Bertrand e può vedere da vicino ciò che resta dopo la furia distruttrice delle fiamme. E così commenta. Compito ingrato, diciamo così, stamani per la truppa di Granducato. Intanto dobbiamo dire che questo servizio viene reso possibile grazie all'intervento del gruppo ormeggiatori del porto di Livorno che ci ha portato sotto la Moby Prince. Io pregherei Angelo di farvi vedere quello che rimane della nave passeggeri Moby Prince che ieri sera alle ore 22 ha lasciato il porto di Livorno, doveva essere diretta ad Olbia. 139 dispersi, si pensa che siano tutti qui dentro, non hanno avuto la possibilità di andare, di uscire, di prendere le scialuppe di salvataggio, non c'è rimasto più niente. Siamo sulla barca degli ormeggiatori dove ieri sera si è salvato un solo membro dell'equipaggio, si è salvato il mozzo della Moby Prince, è stato portato via su questa barca dove ora siamo noi e vedete inquadrato dal nostro Angelo Serantoni la prora della nave che ha battuto contro la fiancata della cisterna Agip Abruzzo, una cisterna che ora dista 8 miglia dalla nostra postazione circa, diciamo un 7-8 miglia, e che sta continuamente prendendo fuoco ancora. Alle 11.30 in Capitaneria c'è una conferenza stampa alla quale partecipano il ministro della Marina Mercantile, onorevole Carlo Vizzini, il sottosegretario all'interno, onorevole Valdo Spini, il presidente della regione Marcucci e il sindaco di Livorno Benvenuti. Il ministro dice a chiare note che esige sia fatta luce sulla dinamica dell'incidente. Oh, sono qui per apprendere anch'io tutti gli elementi utili e soprattutto per dire che accerteremo la verità senza guardare in faccia nessuno, che quindi non ci sarà nessun elemento di tutta questa vicenda che non sarà guardato con grandissima attenzione e che non sarà reso noto all'opinione pubblica. Detto questo, si tratta di una nave che era appena uscita dal porto per una rotta abituale. La nave con la quale è avvenuta la collisione era una nave alla fonda, quindi va da sé che senza volere anticipare nulla di ciò che dovrà essere accertato, purtroppo l'errore umano sta alla base di questa tragedia. Intanto il Moby Prince con il suo carico orrendo di morti viene rimorchiato in porto e attracca alla Darsena Petroli. È qui che proseguono le ultime operazioni di spegnimento, dopodiché si potrà procedere al recupero delle salme. Sono tutte a bordo, tranne una che è stata recuperata in mare. Per poter accedere all'interno dello scafo, i vigili del fuoco sono costretti ad aprire un varco nelle lamiere roventi della fiancata. Un lavoro lungo e difficile. Sentiamo il vigile del fuoco Ghilardi. Vediamo come stanno procedendo le operazioni. Ma attualmente stiamo cercando di praticare un'apertura nello scafo a poppa sulla dritta della nave per vedere di accedere al ponte dove sono le autovetture, al ponte Carrabile. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente, la nave non presenta inclinazioni eccessive per via dell'acqua che stiamo buttando all'interno dello scafo. La linea di galleggiamento è abbastanza alta, quindi sembrerebbe che non fosse sovraccarica. Per il momento abbiamo estratto i corpi che sono stati rinvenuti, diciamo, sui tre ponti della nave. Complessivamente sono 9 persone. La città, la nazione intera è incredula, sconvolta e si domanda come è potuto accadere? Perché il radar non ha segnalato la presenza di un ostacolo sulla rotta del traghetto? E se il radar ha funzionato, a bordo si è tentato di evitare la collisione? È certo che dal traghetto non è stato lanciato nessun SOS e che l'ultimo contatto radio con il porto c'è stato alle 22.20, pochi minuti prima del tremendo impatto. Tante domande ancora senza risposta, 139 morti e un immenso dolore. Così come testimonia il vice sindaco di Livorno, Massimo Bianchi.
invece siamo in presenza di una tragedia di dimensioni veramente catastrofiche, perché quando si parla di decine e decine di vittime, poi con uno svolgimento, una dinamica che è ancora da chiarire, ma che comunque quando sarà chiarita rimarrà sempre questo grande saldo negativo di vite umane, pone alla città certo interrogativi, una riflessione amara sul fatto che questi primi 8 mesi di amministrazione, almeno per l'esperienza che ho, sono stati caratterizzati più che dalle cose che si fanno, magari da quelle che si dovrebbero fare, invece vengono caratterizzati da questi episodi così gravi. Il lutto cittadino è un atto doveroso, mi sembra che la giunta municipale abbia fatto un gesto che era ovvio e naturale. Credo poi ci sarà un momento nel quale, riconosciute le salme, dovremo pensare a tutti e anche in particolare ai livornesi che sono periti nella disgrazia. Io credo che la città partecipi al cordoglio di queste ore e la giunta non abbia fatto altro che prendere atto e registrare questa sensazione di dolore che c'è nella città. Ecco. Poi, non so, vedremo cosa succederà. Ecco. Una tragedia del mare come mai prima d'ora in Italia. E il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, ha testimoniato la commozione del Paese portando personalmente conforto ai familiari delle vittime e ringraziando per il loro operato tutti coloro che hanno partecipato ai soccorsi. Questa è la cronistoria del dramma, resa possibile grazie al lavoro della redazione e degli operatori della nostra emittente. Anche loro lo hanno vissuto attimo per attimo, hanno aspettato con trepidazione e angoscia di avere notizie. Hanno fatto come sempre il loro lavoro, ma lo hanno fatto soffrendo e con la speranza di poter riferire e filmare fatti positivi. Telegranducato si è impegnata a fondo per informare migliaia di telespettatori e rispondere alle centinaia di telefonate che da tutta la Toscana giungevano alla nostra redazione. Gente che voleva sapere e magari aspettava con ansia notizie di conoscenti coinvolti nel disastro. 15 persone del nostro staff hanno seguito la drammatica vicenda, ma avrebbero preferito non doverlo mai fare. E a Livorno c'è Stefano Marcelli. Sì, Scalia, e cominciamo però anche noi dalla preoccupazione per l'inquinamento, per la situazione non è confrontabile a quella veramente drammatica che abbiamo visto a Genova, ma c'è preoccupazione, allarme per la petroliera Agip Abruzzo, quella speronata dal traghetto. Stamani verso l'alba un'esplosione, ora sono intervenuti nuovi mezzi antincendio. Il comandante della Capitaneria di Porto dice che dovrebbe essere possibile impedire alle fiamme, che come vedete ancora ardono sulla petroliera, di raggiungere i serbatoi che contengono greggio. Stanno arrivando da Palermo 2 grandi chiatte specializzate per interventi di questo tipo e, come dicevo, grande preoccupazione, anche se certamente non siamo di fronte a una situazione comparabile con quella genovese. Intanto, come dicevi, continua la dilaniante tragedia dei corpi. Il traghetto, quel che ne resta, sta ormai restituendo tutto quello che ha dentro. Sono corpi irriconoscibili, un anello, solo un oggetto può servire a riconoscere un parente in questo momento. Non vi racconto le scene, ognuno di noi può immaginare cosa prova un parente dopo 4 giorni di attesa estenuante quando viene portato nel capannone industriale dove vengono raccolti i resti per il riconoscimento. Le indagini sono ferme, la polizia scientifica solo oggi è salita sul traghetto, come si diceva. Anche gli accertamenti sono complicati, tutto è bruciato su quel traghetto. Ieri sera abbiamo visto le immagini girate da un cineamatore, non c'era la nebbia, abbiamo sentito la conferma sui ritardi, sul dato clamoroso.
Per molto tempo nessuno si era accorto che si trattava di un traghetto che stava bruciando. Ancora qualche particolare: il comandante aveva raccolto tutti, uomini dell'equipaggio e passeggeri, nella sala centrale in attesa dei soccorsi, che erano già arrivati sulla petroliera, ma sono arrivati al traghetto quando ormai non c'era più niente da fare. Tutti questi interrogativi se li pongono oggi i familiari che stanno per andarsene. Molti di loro non saranno presenti ai funerali previsti per domani pomeriggio alle 19 nel Duomo. Sentiamo due testimonianze e con queste parole vi restituiremo la linea da Livorno. Prego la regia di Roma di mandare in onda. Voi, prima di andarvene da Livorno, i parenti. È che siamo lasciati rammaricati dall'intervento delle autorità e basta. Perché? È perché forse se facevamo la questione tempestivamente qualche duro si riusciva a salvare. Perché hanno trovato delle persone a poppa ancora in buone condizioni, e tra quale, in base alla versione del mozzo, una seconda persona sicura si salvava. Lei dice che i soccorsi sono stati inefficienti. Inefficienti, si sono visti. La gente che c'era lì, gente che 40 anni di lavoro al porto, gli doveva spiegare come dovevano lavorare. Questo proprio in mancanza di manodopera, di tecnica, di gente che sapevano il fatto proprio. Invece lì proprio si è visto, e glielo dico, cioè proprio perché la gente che c'era lì può anche testimoniare. E poi 40, l'altro tristissimo numero. 40 solo 40 sino ad adesso le salme ufficialmente riconosciute, mentre continuano le tristi operazioni di tentativo di riconoscimento all'interno del capannone dell'hangar adibito a obitorio. Mario, si svolgeranno oggi i funerali di almeno una parte delle vittime lì a Livorno? Sì, non sarà un vero funerale, proprio determinato in questo senso dalle operazioni ancora in corso di riconoscimento dei cadaveri, delle salme. Si tratterà più che altro di una lunga e grande cerimonia di commemorazione a cui parteciperà tutta la città di Livorno e sarà celebrata dal Vescovo di Livorno alla presenza delle autorità e anche del Sindaco. Ti ringrazio, grazie, ci sentiamo nei prossimi collegamenti, arrivederci. Proseguiamo con le notizie, restiamo sempre su Livorno, sulla banchina della Darsena, a pochi metri dal terminal passeggeri, stazionano da 3 giorni 450 familiari. Molti di loro non hanno ancora avuto notizie dei propri cari. Il riconoscimento, come ci diceva anche Mario Marchi, è difficile, dei corpi è rimasto ben poco. Al dramma per aver perso un parente si aggiunge l'attesa per la identificazione. Anna Migotto ha raccolto questa testimonianza, vediamo il servizio. Era Nico, mio figlio. Chiamavo Nico. Nico. Chi telefonava? Pronto, c'è Nico. Quest'uomo si chiama Giuseppe Falanga, è di Palermo. Nel rogo della Moby Prince ha perso un figlio, Nicola, 19 anni. Faceva l'aiuto cuoco sul traghetto. Giuseppe Falanga, grazie alla solidarietà di una TV locale siciliana, ha trovato i soldi per prendere un aereo e venire a Livorno. Aspetta come tutti gli altri, aspetta solo di riportare il suo Nicola a casa. Non se ne andrà finché non l'avrà trovato. In questi 3 giorni sono stato ricoverato all'ospedale per il dolore di mio figlio che ancora non mi passa. Ho preso un ragazzo d'oro, non so come fare e ancora non lo trovo. Che cosa le hanno detto? Niente, dice se si prepari. È un masso di carbone, dice, è un masso di carbone. Io sono andato a vedere giù, ma che c'è? Senza braccia, senza gambe, senza testa. Mi ha detto, dice, non lo possiamo, dice, individuare. Se prima, dice, non gli fanno degli accertamenti, dice, perché c'ha? Dice, inutile che lei mi ha detto che c'aveva un piccolo tatuaggio sulla spalla, il braccio rotto, la gamba. Cioè perché magari non c'ha la mano e non si vede niente. Si sta ad aspettare che lui, sinceramente, che ci sia qualcosa per riconoscerlo. Per riconoscerlo, e ce lo danno. Appena glielo danno noi veniamo qua, giù a Palermo, perché il dolore è troppo forte. Non ce la faccio più a star qua, ma non per la città, perché la città è accoglienza. Anzi, ci ha fatto tanto di quel bene, però quello che ci manca è mio figliolo, figlio d'oro.
Io se soltanto mi ha messo in comunicazione con il Mozzo, e soltanto il Mozzo mi ha detto due parole. Mi ha detto, dice, io l'ho lasciata a Nico in cucina. Ecco, lei ha parlato con l'unico sopravvissuto. Sì, e che sì. Cosa le ha detto esattamente? Queste parole. Mi ha detto, dice, senta, dice, io non so niente, era di Pomigliano, Pomigliano d'Arco. Dice, io non so niente, so soltanto, dice, che a Nicola, dice, io l'ho lasciato, dice, in cucina, che lavorava. Questo mi ha detto. E io almeno vorrei sapere in che punto magari mio figlio per trovarlo. Sa quante volte ha detto papà aiuto, e io dove che ci posso mandare aiuto, che era a Palermo. Ieri sera nel frattempo Giuseppe Falanga ha identificato il corpo del suo figliolo, questa sera torneranno insieme a Palermo per celebrare i funerali. Mario Marchi ci ha chiesto nuovamente la linea da Livorno, vediamo se c'è qualche aggiornamento. Mario? Sì, pronto, vi sento. L'aggiornamento riguarda l'altro argomento, riguarda dunque le condizioni della petroliera al largo di Livorno, che è ancora in fiamme. Si temono nuove esplosioni dopo quella imprevista di ieri. Le autorità pensavano fosse bruciato ormai tutto quello che poteva bruciare, invece non era così. Ora il pericolo nuovo è un pericolo di carattere ecologico. Si tratta di una densa, anche se contenuta nelle dimensioni, macchia di petrolio che si sta muovendo sospinta dalla marea verso l'isola della Gorgona, un'isola occupata unicamente da un carcere, però proprio per questo considerata praticamente una riserva naturale. Vi dicevo, il petrolio è particolarmente denso e agrumi, e pare ci siano grosse difficoltà proprio per quello nel tentativo, nell'operazione di risucchiarlo, di aspirarlo dalla superficie del mare. Ti ringrazio, grazie, arrivederci. E per un disastro ecologico annunciato ce n'è uno. Della tragedia del traghetto Moby Prince. Le operazioni di recupero delle vittime sarebbero concluse, anche se tuttora rimangono dubbi sul numero delle persone effettivamente imbarcate mercoledì sera sulla nave diretta a Olbia. Questa mattina a bordo del Moby Prince è cominciata una nuova operazione di ricerca dei corpi delle vittime. Da ieri pomeriggio il numero delle salme recuperate è fermo a quota 132, solo 31 gli identificati. Si è battuta la nave da cima a fondo, senza più esito. Quanti corpi mancano ancora all'appello? Forse una decina, forse di più. Le liste passeggeri sono gravemente lacunose. A bordo potevano esserci molti viaggiatori non registrati e diverse famiglie hanno denunciato la probabile presenza di un loro familiare a bordo. Questa sera alle 19 il vescovo di Livorno, Monsignor Ablondi, celebrerà in Duomo una messa funebre. Intanto in mare prosegue l'incendio della AGIP Abruzzo. Non vi sarebbero pericoli immediati di inquinamento, almeno finché il mare si mantiene calmo. La macchia di petrolio che ieri minacciava la Gorgona, questa notte ha superato l'isola senza provocare danni. Funerali delle vittime del traghetto Moby Prince, e sono almeno tre gli interrogativi che cominciano ad emergere con una certa chiarezza. Primo, se la petroliera trasportava davvero soltanto greggio, il petrolio non raffinato infatti di solito prende fuoco con più lentezza di quanto non sia avvenuto a bordo della petroliera AGIP Abruzzo. Secondo interrogativo, come mai i primi soccorsi sono arrivati soltanto dopo mezz'ora? Terzo, comincia ad avere una certa consistenza l'ipotesi della rottura di un timone a bordo del traghetto. Sentiamo da Livorno Stefano Marcelli. Prima di tutto, brevissimamente, un aggiornamento sullo stato di quest'altra petroliera con 80 tonnellate a bordo. Sta reggendo, le autorità dicono che non c'è rischio di affondamento. La chiazza è di 2 miglia quadrate, rischia di raggiungere l'isola della Gorgona, che è parco naturale. Veniamo ai tuoi interrogativi. La spiegazione ufficiale data fin dall'inizio sull'alta immediata infiammabilità del liquido fuoriuscito dalla petroliera è che si sarebbe trattato dei serbatoi del motore della petroliera, quindi liquido molto più raffinato e facilmente infiammabile. I ritardi dicono qui che il fatto che siano arrivati in 40 minuti i mezzi della Capitaneria è invece un record. Solo 3 gli uomini di turno, 24 ore su 24, 20 minuti necessari a riscaldare i motori della motovedetta prima di partire. Il problema è quindi a monte e certo anche più grave. L'ultima questione, il guasto. Nessuno ha capito perché, intanto possiamo mandare le immagini del traghetto, prego qui la regia di Livorno
di mandarle. Le autorità tutte, anche il ministro della Marina Mercantile Vizzini, fino dal primo giorno hanno così rapidamente accreditato la tesi di un errore umano che per gli uomini di mare ha dell'incredibile. Noi abbiamo scoperto stamani che la stessa mattina di mercoledì a Piombino il traghetto Bastia della stessa società Navarma ha rischiato di schiantarsi contro la banchina per un guasto. Il comandante è riuscito ad evitare la tragedia spostando la rotta contro un banco di sabbia e fermandosi là. Lo scorso anno altri due traghetti della stessa compagnia qui a Livorno hanno avuto incendi a bordo e guasti gravissimi. E per questo si parla, in base a quello che è stato possibile ricostruire, della possibilità di un guasto al timone. Lo aveva detto al collega Ruotolo, al TG3, il comandante della petroliera Agip Abruzzo. Prego la regia di tornare su di me. Ecco, noi abbiamo chiesto il parere a un tecnico qui di Livorno, un ispettore di macchina, cioè colui che sale su questi traghetti e queste navi per verificarne lo stato tecnico. Sentiamo cosa dice. Accredita la tesi del timone rotto. Prego la regia di Roma di mandare in onda l'intervista al Baldassare. Si potrebbe pensare, a mio avviso, solamente a una avaria che sia intervenuta agli organi di governo e che hanno posto fuori controllo la navigabilità e quindi la conduzione della nave stessa. Oggi i sommozzatori hanno fatto una prima ispezione, speriamo nelle prossime settimane di poter dare alla memoria di quei morti almeno una spiegazione. Linea allo studio. Omelia. Una cerimonia senza bare perché non tutti i corpi sono stati recuperati, almeno altri 4 sono rimasti fra le lamiere annerite del traghetto. 141 le vittime, secondo l'elenco ufficiale delle persone imbarcate, ma quello del numero esatto è un'altalena che probabilmente è destinata a continuare per qualche giorno. Si fruga ancora nei locali devastati dal fuoco, anche alla ricerca di un qualche indizio che aiuti a ricostruire questa assurda tragedia del mare. L'ipotesi di un'avaria, infatti, acquista maggior credito con il passare delle ore. Continua intanto l'incendio a bordo della petroliera Agip Abruzzo, anche se le fiamme nelle ultime ore hanno perso forza. Il diaframma d'acqua, pompato fra il fuoco e il carico di petrolio, regge bene e non ci sono rischi immediati. A poche miglia da Livorno, motovedette ed elicotteri della Guardia di Finanza tengono sotto controllo la macchia di petrolio uscito dall'Agip Abruzzo, che ieri minacciava l'oasi naturalistica dell'isola Gorgona. Ora si sta dirigendo verso la Versilia, ma forse i mezzi specializzati riusciranno a recuperare buona parte del greggio prima che raggiunga la costa. Moby Prince, ma resta ancora incerto il bilancio definitivo della sciagura. Una messa in suffragio delle vittime è stata celebrata poco fa dal Vescovo di Lucca. Scusate. Ok, sì, vi dicevo che poco fa è stata celebrata la messa per le vittime, il servizio da Livorno non è ancora arrivato, ve lo daremo non appena arriverà, intanto andiamo avanti con una notizia di questa mattina è Roma e da Livorno sulla tragedia del traghetto può andare in onda. La gente di Livorno si è stretta intorno ai familiari delle vittime del Moby Prince. Dentro e fuori il Duomo, dove poco fa è stata celebrata una messa solenne, la folla ha ascoltato commossa le parole del vescovo Monsignor Ablondi. Non c'erano molti parenti delle vittime, grande ancora la rabbia, espressa a gran voce anche al nuovo ministro della Marina Mercantile, Ferdinando Facchiano, presente in chiesa. Una rabbia che il vescovo ha trovato umana, come umano è il dolore che la provoca. Niente bare, solo i gonfaloni dei comuni, tra questi i comuni più colpiti, Ercolano e Torre del Greco. Comunque tra incertezze e dubbi angosciosi, oggi è stato quasi completato il recupero delle salme dal Moby Prince. 137 corpi su 141 morti ufficialmente accertati, ma la possibilità che qualche passeggero viaggiasse senza essere registrato ancora persiste. 65 sono i corpi identificati, dunque ancora 72 salme restano prive di un nome. La petroliera Agip Abruzzo al largo di Livorno brucia ancora, si spera che il mare rimanga calmo come in questi ultimi giorni. La chiazza di petrolio, lunga oltre un miglio, che ieri minacciava la Gorgona, ha cambiato oggi direzione col mutar del vento, che spira ora verso nord-est. Va cioè
verso la costa della Versilia, ma si sta sfilacciando, mentre elicotteri e vedette della Guardia di Finanza la tengono sotto controllo e i mezzi specializzati raccolgono i grumi più densi del petrolio Iranian Light. Finora ne hanno rimosso circa un terzo. Le cause della tragedia che è costata la vita a 141 persone nello scontro tra un traghetto e una petroliera. Gianni Mammoliti. Il balletto dei numeri continua. Tutt'oggi, a quasi 5 giorni dalla tragedia, è difficile precisare il numero dei morti, i corpi recuperati. Per la protezione civile le salme estratte dai locali anneriti del Moby Prince sono 131. Secondo notizie non confermate, però, altri corpi sarebbero stati individuati ma non ancora estratti. 84 salme intanto hanno una identità attraverso oggetti, collanine, anelli, perfino il collare di un cane morto insieme alla sua padroncina. Questa mattina i coniugi Corso, che nel disastro hanno perso 9 familiari, hanno annunciato che si costituirà un comitato di parenti delle vittime. Non si accontentano delle spiegazioni ufficiali e chiedono che sia fatta chiarezza. E quanto ieri sera aveva auspicato anche il vescovo di Livorno, Monsignor Ablondi, invocando più sicurezza anche nei trasporti marittimi. Le autorità intanto hanno deciso di centralizzare l'afflusso e l'uscita di informazioni. Questa sera forse si deciderà se e quando interrompere le ricerche all'interno del relitto. La GIP Abruzzo in fiamme continua ad essere tenuta sotto controllo, come sotto controllo è la fuoriuscita di petrolio. La chiazza va verso il largo e non minaccia più la costa. È un'inchiesta che si annuncia lunga e complessa. Si sta cercando di capire la posizione della petroliera al momento della collisione. Gli inquirenti devono verificare se la nave si trovasse in un'area dove è vietato l'ancoraggio per la presenza di cavi elettrici sul fondale. Intanto si torna a parlare della misteriosa bettolina a cui faceva riferimento il comandante della petroliera quando ha lanciato l'allarme. Colleghiamoci con Livorno, dove si trova Stefano Marcelli. Sì, e qui a Livorno prima di tutto continua lo strazio dei parenti. Se la regia di Firenze manda le immagini che abbiamo registrato stamani, da un altoparlante al terminal fa l'elenco degli oggetti trovati nei resti sul traghetto, e questo è l'unico modo attraverso cui procede lentamente la dolorosa opera di riconoscimento. Può essere una fede nuziale, una tessera sanitaria, un pezzo di documento, quello che fa riconoscere, può dare almeno la consolazione di tornare a casa con un resto, qualcosa che simbolicamente rappresenta il parente. Sono comunque meno di 80 i riconoscimenti effettuati finora, e proprio oggi la Protezione Civile ha detto che quasi sicuramente sarà impossibile avere un calcolo, molti corpi non saranno ritrovati, sono forse finiti in mare, e poi dagli elenchi che ha consegnato la società armatrice, la Navarma, non è possibile sapere con chiarezza quanta gente e chi era a bordo. Ma come preannunciavi tu, Aghe, da studio, proprio poco fa il comandante della Capitaneria di Porto ha dato alcuni particolari nuovi ed importanti per cercare di fare chiarezza sulla meccanica dell'incidente. Il collega Gianni Mammoliti gli ha chiesto se ci sono dubbi sulla posizione della petroliera al momento dell'impatto. Ascoltiamo la risposta. Ecco, allora viene detto che la petroliera forse non era nella posizione giusta, forse era... La nostra posizione esatta, giusta, sarà comunicata al magistrato. Noi abbiamo in un primo momento, in via approssimativa al momento della richiesta di soccorso, preso il punto nave che è il comandante della motocisterna, e in base a quello siamo andati avanti. Imprevista sullo specchio d'acqua antistante il lungomare di Marina, fin sulle barriere di scogli e sull'arenile, come possiamo venire. Sono veramente delle scene che ci lasciano profondamente addolorati per questa situazione. Dopo che per 6 giorni si era sperato che la minaccia dell'inquinamento fosse stata scongiurata, la marea nera, il cui nucleo centrale ha un fronte di circa 2 chilometri, spinta da un forte scirocco con folate che raggiungevano anche le 12 miglia l'ora, si è avvicinata al nostro litorale. Prima ha raggiunto il tratto di mare dinanzi ad alcuni bagni, poi si è spinta verso nord, allargandosi e frazionandosi ulteriormente.
La chiazza oleosa, in parte maleodorante, favorita dall'aumento del moto ondoso, da questa mattina il mare era intorno a forza 2, si è ingrossato e per le prossime ore è probabilmente raggiungerà anche una forza superiore. Come vediamo, la chiazza si è incuneata fra le barriere di scogli dinanzi a Piazza Baleari, a Piazza Viviani, Piazza Gorgona, è arrivato sino alla spiaggetta addirittura De Bagni e sul vicino Arenile. Il corpo centrale, come possiamo vedere, della marea di greggio, che si trovava a una decina di miglia, questo alle prime ore del mattino, diciamo, a largo del nostro litorale, in poche ore ha raggiunto e superato il faro che si trova a sole 3,5 miglia dalla costa. Si sperava che la corrente della foce dell'Arno bloccasse o almeno rallentasse. Difficoltà si riesca in tempo a far vedere che siamo pronti e presenti. Grossato il mare non facilita certo le operazioni, però non ci sono ulteriori rischi di fuoriuscite di petrolio. Ecco, qui sembra che il greggio non si muova tanto, anche oggi è fermo, consegna a giugno, a 19, eccoli qua. Guardate il dollaro a 1240. Che da Livorno, con questa immagine che manda in onda Marco Filippeschi dal Pulma, un aggiornamento sul maltempo. Stanotte si è arrivati addirittura al mare a forza 9, c'è vento e questo però ha facilitato le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sulla petroliera Agip Abruzzo. Ha invece rotto le panne, intanto prego la regia di Firenze di mandare in onda le immagini che abbiamo girato stamani sul litorale di Marina di Pisa. Ecco, vedete, ha rotto le panne che contenevano le macchie di nafta fuoriuscite al momento dell'incidente dalla petroliera e sono state distese lungo il litorale. Vedete qui i tecnici che da ieri stanno raccogliendo in questi bidoni, ne hanno riempito un grande numero, questi grumi di nafta che si presentano su tutto il litorale. C'è molta preoccupazione, come dicevi, soprattutto per una grande macchia lunga pare 1 chilometro che però fortunatamente pare che le correnti tengano ancora a largo. La preoccupazione è perché la direttrice potrebbe portare l'inquinamento verso il parco di Migliarino San Rossore e allora si potrebbe davvero parlare di un disastro ecologico per la nostra regione. Se la regia torna in diretta potremo presentarvi due testimonianze che abbiamo raccolto stamani sempre a Marina di Pisa. La prima è di uno dei tecnici che dirigono le operazioni di raccolta delle macchie di nafta, l'altra del gestore di un ristorante. C'è naturalmente preoccupazione per la stagione turistica, anche se, come sentiremo, la situazione sembra meno preoccupante di quanto si pensava ieri sera. Prego la regia di Firenze di mandare in onda le interviste. Signor Attilio Manzi, da ieri sera avete riempito di nafta tutti questi bidoni? Certo, sono una 70-80 bidoni che stiamo raccogliendo sulla sabbia e speriamo che la macchia non sia andata oltre, dato che ci sono queste insenature che per fortuna ci raccolgono. E per quanto riguarda Viareggio, come è stato detto, ancora non sappiamo niente. Bisogna un pochino controllare dall'alto con degli elicotteri per vedere un pochino la macchia dove si è evoluta. Ma per il momento qui è tutto sotto controllo, diciamo. Come quindi mare... preoccupazioni che erano emerse per la stagione turistica, conseguenze secondo lei ci saranno qui? No, secondo me no, perché stiamo facendo il massimo. E una volta raccolto tutto, qua non c'è più niente da poter temere per il turismo e via discorrendo. Niente. No, per il momento è tutto sotto controllo. Stiamo lavorando molto alacremente. Siete preoccupati per la stagione turistica? Siamo preoccupati, ma si pensa che con l'intervento fatto dalle autorità competenti e dai nostri amministratori che la situazione sia stata risolta, in quanto che sia una cosa passeggera di una quantità, diciamo, minima, non di una quantità come poverini dalle parti di Genova si trovano, insomma, noi.
la regia di Firenze di mandare in onda le altre immagini che abbiamo girato stamani. Questo è lo zoo di Livorno, uno zoo che è stato trasformato in questo periodo e ospita il centro di accoglienza per animali marini. Ecco, vedete, sono arrivate specie rarissime di uccelli che sono rimasti inquinati nella macchia oleosa fuoriuscita dalla petroliera cipriota, che è esplosa e poi sprofondata nel Mar Ligure. I ragazzi, gli uomini della Lipu li stanno raccogliendo, portando qui. Ecco, vedete, questo è uno dei primi che è stato riportato al colore naturale. Era completamente nero, alcuni purtroppo muoiono. Stamani abbiamo visto il cadavere di una pulcinella di mare, che è un uccello raro nelle nostre zone, vive attorno ai mari del nord. Anche questo è un altro dramma, una tragedia che si consuma. Le previsioni dei volontari della Lega per la protezione degli uccelli sono che saranno ancora molti gli uccelli che dovranno essere soccorsi e che purtroppo resteranno vittime di questo inquinamento. Intanto la notizia, la confermo, positiva, finita l'emergenza definitivamente sull'AGIP Abruzzo. Con questo è tutto, linea allo studio. Quando sul traghetto della Navarma a Livorno salgono 65 marittimi e 75 passeggeri, tra cui molti giovani, bambini, coppie prossime al matrimonio. Alle 22 in punto il Moby molla gli ormeggi. 25 minuti dopo, sul canale di soccorso irrompe l'SOS dell'AGIP Abruzzo. La prua del Moby ha appena sfondato la fiancata destra della petroliera AGIP Abruzzo, ancorata da appena 3 miglia dal porto. Scattano i soccorsi, ma solo per la petroliera. Nessuno si domanda quale nave l'abbia travolta. Inizia così la terribile agonia del Moby Prince. Il suo Mayday è troppo debole. La nave è in fiamme poco più in là, ma nessuno se ne accorge. Aspettavamo sempre che arrivava qualcuno, qualche elicottero, i vigili del fuoco, qualcuno, invece non è arrivato proprio nessuno. Che poi c'era il fumo, non si vedeva, il buio. Tutti i soccorsi si sono dirottati tutti sulla Jeep Abruzzo, mentre a noi non ce ne sono proprio accorti, che noi stavamo bruciando in mezzo al mare. A bordo la temperatura raggiunge gli 800 gradi. Il Moby si trasforma in una bara galleggiante di ferro e fuoco. Quando la mattina dopo viene trainato in porto, c'è un silenzio irreale. Sotto il corpo di una vittima, Angelo Canu, viene trovata la sua telecamera scampata alle fiamme. Nella videocassetta, gli ultimi istanti di vita a bordo prima della collisione. Questo filmato eccezionale, girato da Angelo Canu, una delle 140 vittime del Moby Prince, documenta alcuni momenti della vita a bordo pochi attimi prima della tragedia. Una Juventus che ha sofferto molto nei primissimi minuti, poi ha prodotto alcune buone azioni. Il filmato, che abbiamo privato delle scene più drammatiche, termina bruscamente con un boato. Forse è la collisione, forse il fragore di un'esplosione. I primi soccorsi raggiungono il Moby solo 1 ora e 20 minuti dopo la collisione. Qualcuno dei soccorritori dell'AGIP ha notato per caso il traghetto in fiamme. Abbiamo aggirato la nave e ci siamo portati in questo punto. In quell'attimo noi abbiamo visto in questa posizione, diciamo, il Moby, perché il Moby andava. L'ormeggiatore Mauro Valli e il collega Walter Mattei accorrono in soccorso del Moby a bordo di un piccolo scafo, senza bussola, senza radar, senza protezioni. Qui cascava, cioè le strutture venivano giù, cioè praticamente si stava liquefacendo tutto. Sono chiamato più volte perché poi c'era gente che non ce la faceva respirare e poi mi sono sempre rialzato.
Poi Alessio trova una via di fuga, esce allo scoperto, si aggrappa alla ringhiera del ponte di poppa. Sono stato appeso alla ringhiera fuori, che cioè io gridavo, fischiavo, chiamavo gente e nessuno arrivava. Poi dopo un po' sono arrivati due mangiatori e mi hanno preso loro. Era in quella posizione da dove escono quei due cavi neri, lo vedi? Era lì, in quel punto lì. Molti familiari delle vittime del Moby hanno rifiutato il denaro del risarcimento e si sono costituiti parte civile al processo. Per quanto riguarda il processo, attualmente è incentrato soltanto secondo noi sulla parte che riguarda i soccorsi, su quello che è avvenuto dopo. Poco si sa di quello che è avvenuto prima, cioè dei motivi della collisione, del perché è avvenuto questo scontro fra il Moby Prince e la petroliera. E allora noi vogliamo sapere il perché. L'armatore del Moby e il comandante della capitaneria sono stati prosciolti. La tragedia sarebbe stata causata dalla nebbia. Eppure, questo filmato amatoriale, girato 6 minuti dopo l'incidente, documenterebbe una visibilità perfetta. Cosa può essere successo? Molto semplice, secondo me. Un bersaglio, quindi una nave, una navetta, un peschereccio, una cosa qualsiasi, che ha costretto, diciamo, il Moby ad effettuare una deviazione di rotta. Una manovra abbastanza normale. Evidentemente nel rientrare con il timone hanno avuto l'avaria al timone. Saranno i periti nominati dal giudice a stabilire se davvero il timone del Moby è andato in avaria. Qualora fosse così, si porrebbero le basi per un nuovo processo. Potrebbe essere riascoltato anche Alessio, che sarà presto papà, ma che non riesce a dimenticare il Moby, la cui carcassa spellata e carbonizzata è divenuta il simbolo di un ennesimo mistero italiano. No, io non riesco a immaginarla bruciata così, io la vedo sempre come era prima, bella bianca, grande, con la balena vicino.